Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova occasione del convegno, questa nuova giornata, nuovo pomeriggio del convegno Pacche d'Italia, devo dire magistralmente organizzato da Chiara Bertoglio e Maria Borghesi. Io sono Piero Di Egidio, sono docente di pianoforte presso il Conservatorio dell'Aquila, attualmente utilizzato nel Conservatorio di Monopoli, musicologo, seppur diciamo in modo molto più, diciamo, meno continuo di quanto io sia pianista, e devo dire sono onorato presiedere questa sessione che è dedicata appunto nel convegno Bacche d'Italia alla parte che riguarda la pedagogia in Italia. E chiaramente, essendo io da 35 anni un esponente del mondo musicale, anche della docenza, è un particolare argomento che mi sta a cuore. Vorrei proprio dire, ma veramente 30 secondi di presentazione riguardo al fatto che tutti sanno che nella didattica italiana, nella didattica musicale italiana, che è soprattutto stata quella dei conservatori, chiaramente, ma anche quella del resto della filiera delle scuole, le scuole medie, i licei musicali, la presenza di Johann Sebastian Bach è stata una presenza importante, costante, a volte ritenuta forse anche eccessiva, a mio giudizio non naturalmente, ma una presenza che io ritengo fondamentale per la formazione della figura di un musicista e per la formazione della figura di un musicista tutto tondo e di un esecutore, laddove chiaramente si parli di discipline performative. Perciò, diciamo, le esperienze che verranno fuori dalle relazioni di questo pomeriggio e naturalmente dal dibattito che ne seguirà, anche relativamente, per quello che ho potuto vedere appunto della presentazione dei vari interventi, relativamente proprio alle varie didattiche che possono essere utilizzate appunto con l'opera geniale di Johann Sebastian Bach, mi pare essere un dibattito ed un pomeriggio assolutamente di grande utilità per tutti coloro che avranno voglia di seguirci in diretta o immagino anche in registrata, ma anche proprio per tutti i presenti. Detto proprio, avevo promesso di tenermi nel mezzo minuto, credo di averlo fatto. Passo appunto alla presentazione di tutti gli autorevoli colleghi che interverranno in questo pomeriggio di convegno. Allora, inizio subito con Edoardo Bellotti della Hochschule für Kunst Bremen, che presenterà una relazione su Una lezione con Bach, il debito del Cantor alla tradizione pedagogica italiana. Ok, scusate, allora. Mi dicono che Bellotti non c'è per motivo di lavoro, per motivi di lavoro almeno non c'è in questo momento. Proseguo, scusate, con Christiane Hausmann dell'Archivio Bach di Lipsia, che presenterà una relazione su Anna Magdalena Bach, cantante di corte, clavicembalista, moglie, madre, un profilo. Vado avanti ancora con Ugo Piovano dell'Associazione Acusticamente, che invece interverrà sulla diffusione delle sonate per flauto di Bach nella didattica dei conservatori italiani tra 8 e 900.
Proseguo poi con Maria Beatrice Venanzi dell'Università degli Studi di Torino, le sonate che partite per violino solo di Johann Sebastian Bach nei conservatori, e a seguire Diego Ponzo del Liceo Bodoni di Saluzzo, Bach raccontato ai bambini, e con Luca Ronzitti della scuola secondaria di primo grado San Luigi di Chieri, Bach e la didattica oggi, un'esperienza italiana. Credo di aver presentato il parterre du roi del pomeriggio, che mi pare ampio, di grande qualità e soprattutto numeroso, per cui credo che sia cosa buona e giusta passare immediatamente agli interventi, che saranno appunto in numero importante e pertanto corposo. Grazie. Buongiorno, sono Cristiana Hausmann di Lipsia e vorrei parlare della vita musicale e anche un po' della vita privata di Anna Magdalena, la seconda moglie di Johann Sebastian Bach. Comincio. Una donna dell'elemosina indigente, 59 anni, Anna Magdalena, nata Wilkin, vedova del signor Johann Sebastian Bach, cantore della scuola San Tommaso, è morto nella Heinstraße mercoledì 27 febbraio, sepolta venerdì 29 febbraio 1760. Questa è la breve annotazione nel registro dei decessi del Consiglio Comunale di Lipsia, che riporta la morte e la sepoltura della vedova di uno dei compositori più importanti della storia della musica. Il documento è tipico della scarsità di materiale d'archivio da cui i ricercatori devono ricostruire le biografie dei membri della famiglia del grande Thomas Cantor. Molte fonti sono scomparse da tempo. I tratti caratteristici e personali sono difficili da individuare o sono stati completamente cancellati. I documenti tramandati richiedono quindi un'interpretazione attenta. È necessario metterli in un contesto storico e hanno bisogno di essere integrati con riflessioni ulteriori per dar loro vita. Per Anna Magdalena Bach questo è stato provato più volte negli ultimi 100 anni. Nel frattempo appartiene, insieme a Cosima Wagner e Constanze Mozart, alla stirpe delle mogli di compositori famosi. Principale responsabile della sua tarda fama è un libretto della scrittrice inglese Esther Meinel, apparso alla fine degli anni 20 e pubblicato in tedesco pochi anni dopo, con il titolo La piccola cronaca di Anna Magdalena Bach. Poiché il nome dell'autore non è stato stampato nell'edizione tedesca, è emersa l'impressione che si trattasse in realtà di una fonte biografica scritta in forma di diario. Migliaia di appassionati di Bach sono caduti in questa trappola e persino studiosi seri hanno usato ingenuamente il libro come una presunta fonte storica. Non ci avviciniamo affatto alla vera Anna Magdalena con questo libro in gran parte di fantasia che spesso trascende i confini del kitsch. Tuttavia, è difficile valutare se una reale approssimazione sia ancora possibile dalla prospettiva odierna. Il Bach-Archiv di Lipsia raccoglie da molti anni fonti storiche, in particolare sulla storia della vita di Anna Magdalena e delle sue figlie, e cerca di indovinare le tracce quasi cancellate della seconda moglie di Johann Sebastian. Ma partiamo dall'inizio. Anna Magdalena Wilk nacque il 22 settembre 1701, figlia del trombettista di corte di Zeitz Johann Caspar Wilke e di sua moglie Margareta Elisabeth. Come il suo futuro marito, Johann Sebastian Bach, era la figlia più piccola della famiglia e anche lei è cresciuta, insieme a quattro sorelle e un fratello, in un ambiente molto musicale. Suo padre era il figlio di un'antica famiglia di trombettieri di corte. L'immagine che egli aveva di sé e della sua famiglia, simile a una gilda,
è testimoniata dal fatto che suo figlio in seguito intraprese questa professione e tre delle figlie sposarono a loro volta dei trombettisti di corte. La madre proveniva da una famiglia di organisti con sede in Turingia e Sassonia e probabilmente era istruita musicalmente anche lei. E così era quasi inevitabile che Anna Magdalena entrasse in contatto con la musica in età molto giovane. La sua bella voce e il suo grande talento musicale furono probabilmente notati nei circoli dei musicisti di corte a Zeitz. È stato uno dei tre corti fondati a metà del XVII secolo. Intorno al 1715, in questa corte, le luci si spensero letteralmente. La corte ducale aveva da tempo divorato più denaro di quello raccolto dai rendimenti delle loro terre e delle tasse. E i debiti accumulati in 7 decenni ora costringevano il duca a limitare drasticamente le sue spese. Prima di tutto vennero licenziati i membri dell'orchestra di corte. Soprattutto i trombettisti che erano impiegati principalmente per scopi rappresentativi. Per questo all'inizio del 1718 Johann Caspar Wilke si trasferì con la sua famiglia nella vicina cittadina Weißenfels. Per la quasi diciassettenne Anna Magdalena, il trasferimento a Weißenfels si è rivelato un colpo di fortuna, perché qui si è aperta per lei l'opportunità di prendere lezioni di canto dalla famosa prima donna Christiane Pauline Kellner. Nata nel 1664, figlia di un musicista di corte di Stoccarda, la Paulina, come viene solitamente chiamata, ha avuto una delle carriere più brillanti che una cantante tedesca potesse intraprendere in questa epoca. Aveva cantato in quasi tutte le corti reali tedesche. Era apparsa come ricercata cantatrice ad Ansbach, Bayreuth, Berlino, Kassel e Wolfenbüttel e poteva persino vantare celebri rappresentazioni d'opera a Londra. Alla soglia, inizio dei 50 anni, aveva già superato il suo apice quando il duca di Weißenfels le fece un'offerta estremamente redditizia. E così si recò presso la piccola corte sassone come musicista molto ben pagata. Là non dovette più affrontare ruoli operistici importanti, quindi è immaginabile che fosse pronta a trasmettere la sua esperienza a una giovane studentessa di talento. Vorremmo sapere quale repertorio la Paulina ha insegnato ed eventualmente provato con la giovane virtuosa. Non c'è molto da desumere dalle fonti pervenute neanche su questo. Almeno sappiamo che la Paulina si è esibito come cantante nelle opere di Jean-Baptiste Lully, cioè conosceva il repertorio della musica barocca francese. Sappiamo anche che cantava in rappresentazioni dell'opera a Londra nel 1713 e quindi conobbe e provò la musica operistica anche di Handel e la musica operistica italiana in generale. Ovviamente non possiamo sopravvalutare le qualità vocali di Anna Magdalena. Il fatto che all'età di 19 anni abbia tenuto concerti con suo padre alla corte di Anhalt-Zerbst e poco dopo abbia ricevuto uno dei migliori incarichi nell'orchestra di corte di Köthen come cantante di corte parla del suo straordinario talento. Ed è tutto possibile che l'impegno a Köthen sia stato ampiamente promosso dal direttore d'orchestra locale Johann Sebastian Bach. Bach poteva aver sentito parlare dei successi della giovane cantante attraverso i colleghi musicali a Weißenfels. Oppure era personalmente presente a una delle sue rappresentazioni, cioè come ospite musicale a Zerbst. Non avrebbe dovuto recarsi lontano per questo, perché Zerbst si trova a soli 35 km da Köthen. L'esibizione della giovane cantante a Zerbst è documentata solo da una breve registrazione nei conti della corte. Tuttavia, qualcosa si può trarre dalle parole di questo documento. 6 talleri al trombettista Wilken di Weißenfels che ha suonato qui. 12 talleri a sua figlia che ha cantato più volte nel coro della cappella. È evidente che la figlia è stata pagata con una somma doppia rispetto al padre.
Ciò può essere dovuto al fatto che, come è stato esplicitamente affermato, si è esibita più di una volta. Tuttavia, la somma di 12 calderi sembra straordinariamente alta. Può quindi essere interpretato come un'indicazione dell'alta stima dimostrata nei confronti della giovane virtuosa. Purtroppo non abbiamo alcun riferimento al suo repertorio, ma la nota che lei cantava nel coro della cappella si riferisce probabilmente a partite come solista in opere più grandi per ensemble, cioè ad arie nel contesto di cantante sacra o musica profana celebrativa. Pochi mesi dopo questa memorabile rappresentazione nella vicina residenza, il giovane soprano si esibisce a Köthen. E non solo come membro regolare dell'orchestra di Kurt, ma con il grado più alto di musicista da camera. La prima prova della sua presenza e la sua partecipazione alla comunione come parte di un servizio liturgico di domenica il 15 giugno 1721. In questo giorno è iscritto nel registro sacramentale anche Herr Kapellmeister Bach. Era la prima volta da un anno. Un rapporto confidenziale deve essersi sviluppato rapidamente tra la cantante quasi ventenne e il 35enne Kapellmeister, perché già il 25 settembre 1721 i due erano congiuntamente padrini per il battesimo del figlio del cantiniere del principe Christian Hahn. Adottando una paternità spirituale congiunta, gli amanti o i fidanzati di quest'epoca spesso esprimevano la loro intenzione di fondare presto una famiglia propria. Il 3 dicembre 1721 la seguente nota può essere trovata nel registro della chiesa del castello di Köthen. Il 3 dicembre il signor Johann Sebastian Bach, maestro di cappella del principe, vedovo, e con lui la fanciulla Anna Magdalena, figlia più giovane del signor Johann Caspar Hüten, trombettista nella cappella della corte di Sassonia-Weissenfels, si è sposato a casa per ordine del principe. Tali matrimoni in casa erano comuni quando un vedovo si risposava. Peraltro, non dobbiamo immaginare il matrimonio come una semplice cerimonia tenuta in un ristretto gruppo privato e familiare. Già il conto del vino mostra che gli sposi probabilmente hanno invitato molti membri delle numerose famiglie Bach e Wilken. Nonostante il suo matrimonio, Anna Magdalena Bach è stata inizialmente in grado di continuare la sua carriera di cantante. Lavoravano quindi entrambi, e questo per l'epoca era del tutto eccezionale. Nei 2 anni e mezzo prima che la famiglia lasciasse Köthen, Anna Magdalena ha continuato a esercitare la sua professione e si può presumere che abbia eseguito tutte le impegnative arie di soprano nella musica secolare celebrativa composta dal marito per la coppia ducale di Köthen. Bach probabilmente ha persino adattato le parti di soprano nelle sue opere di Köthen, proprio alla capacità vocale di Anna Magdalena. Non sappiamo come Anna Magdalena Bach si sia inserita nella già complessa vita familiare del marito. Una cosa è certa, tuttavia. La situazione domestica nella quale la giovane donna si è trovata quasi all'improvviso è stata una vera sfida. La ventenne ha dovuto improvvisamente prendersi cura dei 4 figli del primo matrimonio di Bach, che erano stati senza madre già da 1 anno e mezzo. Caterina Dorothea, che ha 13 anni, aveva solo 7 anni meno della sua nuova matrigna. Wilhelm Friedemann, 11 anni, Carl Philipp Emanuel, 7 anni, e Johann Gottfried Bernhard, 1 anno più giovane. Inoltre, dovette arrangiarsi con la sorella maggiore della prima moglie di Johann Sebastian, Nubile, che aveva vissuto in casa di Bach per molti anni. Questa zia, Friedelena, nata nel 1675, aveva 46 anni ed era un'intera generazione più vecchia di Anna Magdalena, ed è probabile che lei abbia aiutato, ma anche controllato, la giovane donna. Alla fine del maggio del 1723, Bach abbandonò il suo incarico di cappellmeister nella tranquilla cittadina di Köthen e prese il posto di cantore presso la scuola di San Tommaso nella metropoli commerciale di Lipsia.
Così finiva la carriera di Anna Magdalena. Sebbene a Lipsia ci fosse una vita musicale notevole, Anna Magdalena non vi avrebbe trovato possibilità professionali. L'opera di Lipsia fu chiusa nel 1720 e le donne non erano ammesse nella musica sacra. È anche documentato che nessuna donna apparve in concerti pubblici a Lipsia fino a dopo il 1750, compresa Anna Magdalena. Ma anche se fosse stato socialmente possibile per lei continuare a esibirsi come cantante, difficilmente avrebbe trovato il tempo, perché fino al 1742 ha messo al mondo 13 figli. Nei primi 10 anni a Lipsia non ci fu un anno senza gravidanza, ma di quei primi 10 bambini solo 3 sopravvissero. Oltre alle gravidanze continue c'era la moltitudine dei lavori domestici. Oltre ai figli e al marito dovevano essere accuditi molti degli studenti di suo marito e numerosi ospiti provenienti da vicino e da lontano. Secondo una dichiarazione di Carl Philipp Emanuel, il secondo genito del suo primo matrimonio, l'appartamento del cantore sembrava un piccionaia. Oltre a tutto questo stress quotidiano, Anna Magdalena ha dovuto far sì che Bach trovasse la calma necessaria per il suo lavoro compositivo. Una cosa è certa, deve aver avuto una vita estremamente stressante. Piccole, gradite fughe dalla quotidianità e un po' di rilassamento le erano forse offerti nei momenti in cui poteva ascoltare i musicisti che facevano musica in casa, oppure se dopo tanti lavori poteva ascoltare i musicisti nel caffè Zimmermann. Sappiamo, per esempio, che durante le fiere, cioè ogni volta che c'era un grande pubblico pagante a Lipsia, si trovavano in città anche musicisti italiani, per esempio i musicisti degli impresari Mingotti e Locatelli, che tenevano spettacoli pubblici nel maneggio e che suonavano soprattutto opere e musiche teatrali. Come si sia sentita Anna Magdalena a causa della fine della sua carriera, come abbia sostenuto la sua vita di moglie e madre, su questo possiamo solamente formulare delle ipotesi. Per i biografi di Bach non aveva importanza. Ma a parte questo non ci sono nemmeno documenti, per esempio lettere personali, che possano fornirci ulteriori informazioni. Un piccolo messaggio in una lettera di Johann Sebastian al suo compagno di scuola, Georg Erdmann, del 28 ottobre 1730, cioè scritta già durante la sua permanenza a Lipsia, indica che c'erano almeno spesso incontri musicali nella casa di Bach, a cui partecipava Anna Magdalena. In effetti, questa lettera dice: Tutto sommato, i miei figli sono nati come musicisti e posso assicurarti che posso formare con la mia famiglia un concert vocalità e instrumentalità, soprattutto perché mia moglie canta con una bella voce di soprano e anche la mia figlia maggiore non canta male. Si può quindi giustamente presumere che il bel soprano Anna Magdalena si sia esibito in concerti privati, nell'appartamento ufficiale del Thomas Cantor, così come in altri eventi non pubblici cui una cantante poteva partecipare, come per esempio feste di compleanno o di matrimonio. Inoltre sono documentati alcuni viaggi che Johann Sebastian Bach ha intrapreso in compagnia di Anna Magdalena, per i quali si afferma espressamente che entrambi si sono fatti ascoltare. Particolarmente notevole a questo proposito è un tale soggiorno insieme a Köthen nel marzo del 1729 in occasione del funerale del principe Leopoldo, ex datore di lavoro e amico di Bach, morto nel novembre dell'anno precedente. Un altro aspetto della vita musicale di Anna Magdalena si rivela in un piccolo volume di spartiti con copertina verde che Johann Sebastian presentò a sua moglie come dono prezioso nel 1725. Sulle prime 40 pagine di questo volume, Bach aveva notato due delle sue opere per clavicembalo più impegnative, le partite in La minore e in Mi minore. Negli anni seguenti, Anna Magdalena, suo marito e altre persone intorno a loro riempirono le pagine rimanenti con piccoli pezzi per pianoforte, canzoni e corali. Cosa può dirci il piccolo volume verde sulla sua proprietaria? Innanzitutto,
tra le righe, documenta l'affettuoso rapporto tra i due sposi. Bach, durante il primo periodo della loro vita insieme, che è durata quasi 30 anni. Il fatto che Bach abbia notato nelle prime pagine di questo volume due partite altamente complesse è stato interpretato dai ricercatori in modo diverso. Alcuni ritengono che Anna Magdalena, oltre al suo talento come cantante, sia stato anche una suonatrice di strumenti a tastiera bravissima, in grado di suonare adeguatamente queste opere, almeno durante il suo periodo come musicista attiva. Se è così, deve essere stata davvero una virtuosa straordinaria. Tuttavia, è anche immaginabile che Bach abbia sopravvalutato le sue capacità e il suo potenziale con i due brani. Forse la stesura delle due partite è più un'espressione del suo affetto per la giovane donna al suo fianco, una dichiarazione d'amore nascosta nel testo musicale intricato delle sue creazioni. Anna Magdalena ha scelto piuttosto brani galanti per lo più melodicamente piacevoli e tecnicamente poco impegnativi. Piccoli minuetti e marce, ma anche canzoni amabili e contemplativi, che appartengono a un ambiente musicale diverso da quello delle composizioni di suo marito. Ma ci sono forse altre ragioni per la diversità di questo repertorio. Sembra che negli anni successivi il libretto per pianoforte non servisse più solo all'elevazione musicale di Anna Magdalena, ma fosse anche usato come libro di insegnamento e di esercizi per i suoi figli che stavano crescendo. I numerosi piccoli brani musicali, facili da suonare, che sono stati scritti dal 1730 in poi e che sono in netto contrasto con i difficili lavori nelle prime pagine, non rifletterebbero quindi le capacità musicali della proprietaria, ma piuttosto il beneficio educativo del piccolo libro per la cosiddetta piccola famiglia, cioè i figli del secondo matrimonio. Il repertorio misto del piccolo volume e il grande numero di copisti dimostrano chiaramente come l'ex cantante di corte fosse diventata una madre premurosa. Così questo libretto è uno dei pochi documenti che ci permettono di intravedere la vita privata della famiglia Bach. E a questa storia familiare appartenevano, oltre alla vivacità esuberante, anche la morte e il lutto. Soprattutto nella seconda metà degli anni 20 e all'inizio degli anni 30, non solo aumentarono le nascite, ma anche i decessi. 3 dei 13 bambini che Anna Magdalena ha messo al mondo non sono nemmeno arrivati al loro primo compleanno. 4 morirono durante l'infanzia. Solo 6 sopravvissero alla madre. E così l'aria Schlummert ein, ihr matten Augen, che si ritrova anche in questo libretto, corrispondeva spesso allo stato d'animo di Anna Magdalena in alcune situazioni difficili. Oltre ai ruoli di cantante e madre, Anna Magdalena era anche una copista importante e affidabile per Johann Sebastian. Già negli anni del 1720 in poi assistette il marito nella preparazione dei materiali musicali per le esecuzioni delle sue opere. Troviamo regolarmente la calligrafia di Anna Magdalena in copie di opere per pianoforte, organo e per musica da camera, che erano destinate all'uso domestico o un tipica attività secondaria, che erano vendute a gente interessata. Ad esempio, ha copiato le sonate e le partite per violino solo e le suite per violoncello solo per il musicista di Braunschweig Georg Heinrich Ludwig Schwanberg, che soggiornò a Lipsia nel 1727 e 1728. Sulla busta in cui teneva in due manoscritti, Schwanberg annotò con orgoglio il tesoro che teneva tra le mani. Violino solo senza basso e violoncello solo senza basso composé par signor Jean-Sébastien Bach, maître de la chapelle et directeur de la musique à Leipzig, écrit par Madame Bachen, son épouse. Potrebbe essere che anche Anna Magdalena Bach sia stata attiva come compositrice? Un musicologo australiano, Martin Jarvis, ha sviluppato questa tesi alcuni anni fa in un libro sensazionale e successivamente in un film altrettanto sensazionale.
ha usato la formulazione appena citata di Schwanberg come presunta prova, interpretando la parola francese composé come compilata o rivista, mentre ha interpretato il participio écrit come scritto in senso creativo, cioè creato. Si può infatti provare l'uso del termine écrire nel senso citato nel Settecento, ma non il termine composé. In ogni caso, i due termini non circoscrivono una paternità intellettuale. Inoltre, il musicista Schwanberg non era un stilista di lingua francese, ma voleva solo esprimere un fatto chiaro e inconfondibile in un modo più elegante e urbano. Composto e copiato diventano composé e écrit, qualsiasi altra cosa sarebbe wishful thinking. Uno sguardo nel manoscritto condensa in certezza questa interpretazione della situazione. La copia di Anna Magdalena Bach delle suite per violoncello è una bella copia, non rivela un atteggiamento compositivo. Numerose disattenzioni e errori minori, a volte maggiori, mostrano anche che ha copiato in modo abbastanza meccanico da un modello che purtroppo oggi non c'è più. Inoltre, la trascrizione illustra in dettaglio i limiti della sua conoscenza musicale. Come cantante, ad esempio, aveva poca comprensione delle designazioni di articolazione delle parti per gli archi. Spesso, per esempio, non posizionava i punti staccati in modo accurato. Questo fatto è ben noto ai violoncellisti che suonano dalle sue trascrizioni. Anche alcuni termini per certi movimenti oppure forme di danza dovevano essere estranei. Quindi non si accorse di aver intitolato accidentalmente l'allemand come courant della quinta suite. Tali esperienze devono aver spinto in seguito Bach ad affidare alla moglie solo una copia del testo musicale, mentre egli stesso aggiungeva i titoli di opera, i termini per i movimenti e le cifre per il basso continuo. Anche nel libretto di musica non c'è alcuna indicazione che Anna Magdalena Bach abbia composto uno dei tanti piccoli minuetti o li abbia modificato in modo creativo. Era una musicista di talento e una copista versata, ma per lei il comporre era un terreno straniero. Vorrei ora aggiungere qualche parola in più su Anna Magdalena come persona. Soprattutto e principalmente le bozze di lettere di Johann Elias Bach danno un'idea della vita quotidiana della famiglia Bach. Johann Elias era un cugino più giovane di Johann Sebastian, che cercò negli anni dopo 1737 di portare a termine con successo gli studi di teologia che aveva iniziato a Jena circa 10 anni prima e che presto si interruppero per mancanza di denaro. Le risorse finanziarie necessarie per finire lo studio risultavano dall'offerta di Johann Sebastian Bach di prendere suo cugino in casa sua e di affidargli un lavoro come segretario privato e insegnante dei suoi figli. Fino ad oggi sono stati conservati quasi 250 abbozzi di lettere dei 5 anni dello studio di Johann Elias Bach a Lipsia, che offrono preziosi scorci sulla vita familiare e quotidiana del Thomas Cantor e che sono ora in prestito permanente dai suoi discendenti nell'archivio Bach di Lipsia. Apprendiamo da queste lettere, ad esempio, che Anna Magdalena era una grande amante del giardinaggio. Forse stava coltivando un piccolo orto dietro l'edificio scolastico. Nel 1741 Johann Elias cercò di procurarsi garofani gialli per la sua madrina tramite i suoi parenti ed amici a Schweinfurt. 2 anni dopo cercò di procurarsi di garofani celesti. A quest'epoca tutte e due erano vere rarità botaniche. Con una nota amorevolmente ironica, Johann Elias descrive anche la reazione della sua madrina al regalo dei garofani e così ci concede uno sguardo raro sulla sua personalità. Scrive: «Mia madrina attende in anticipo i garofani gialli come un bambino piccolo il bambino Gesù». Un'altra lettera del giugno nel 1740 ci informa su un altro interesse di Anna Magdalena.
Questa lettera è indirizzata al cantore Johann Georg Hille, attivo a Glaucha vicino a Halle. In essa Johann Elias chiede al cantore un cello canoro, un Hänfling, di suo possesso previo pagamento, perché Anna Magdalena era anche una amante di uccelli canori. Non sappiamo se questa richiesta abbia avuto successo, ma la lettera mostra il modo commovente in cui Bach cercò di prestare attenzione a sua moglie e di realizzare ogni suo possibile desiderio. Inoltre, Johann Elias ci informa nelle sue lettere su una grave malattia di Anna Magdalena all'inizio dell'agosto di 1741. Bach, che era in viaggio, si sarà ricordato del destino della sua prima moglie e sarà tornato a Lipsia il più presto possibile. Fortunatamente, la salute di Anna Magdalena migliorò presto, ma un mese dopo era ancora così debole che ha dovuto annullare una visita programmata alla sua famiglia a Weißenfels. Quello che Elias Bach probabilmente non sapeva all'epoca era che la quarantenne soffriva di complicazioni nelle prime fasi della sua ultima gravidanza. Nel febbraio di 1742, invece, nacque sana la figlia Regina Susanna. 8 anni dopo, Johann Sebastian Bach morì a seguito di un'operazione agli occhi. Dopo la morte del marito, la vita di Anna Magdalena cambiò bruscamente. La famiglia si dissolse. La figliastra di 42 anni, Caterina Dorothea, si trasferì a vivere con suo fratello Wilhelm Friedemann a Halle. Il figlio maggiore di Anna Magdalena, Gottfried Heinrich, che aveva una disabilità mentale, è stato affidato alla sua unica sorella sposata, Elisabeth Juliana Federica a Naumburg. E il più giovane, il quindicenne Johann Christian, venne educato dal fratellastro Carl Philipp Emanuel Abelino. Con la madre rimasero solo le due figlie più giovani, la tredicenne Johanna Carolina e Regina Susanna, 8 anni. Alla fine del 1750 dovettero lasciare l'appartamento della scuola San Tommaso per lasciarlo al successore di Bach Gottlob Pahr. Le tre si trasferirono in un piccolo appartamento nella vicina Heinstraße. Nonostante alcune ristrettezze finanziarie, Anna Magdalena Bach all'inizio della sua vedovanza era relativamente ben provvista. Riceveva una piccola pensione dall'università e dal cosiddetto Grafschen Legat. Inoltre ha ricevuto alcuni pagamenti speciali dal Consiglio Comunale di Lipsia per il trasferimento del materiale musicale di suo marito alla scuola di San Tommaso, compresi soprattutto i materiali originali del cosiddetto Anno delle Cantate Corali di Bach, che sono ancora oggi a Lipsia. Tutto sommato, Anna Magdalena aveva un reddito regolare di un tallaro a settimana. Non era una piccola somma. Corrispondeva, ad esempio, ai guadagni di una guardia alle porte della città. Un drammatico peggioramento della loro situazione economica iniziò con la guerra dei 7 anni, scoppiato nel 1756. La pensione dai legati non venne più corrisposta. Le donazioni private costituivano un piccolo compenso, ma diminuirono costantemente nel corso della guerra. Quando l'ex cantante di corte morì alla fine di febbraio 1760 all'età di 58 anni, le donne della famiglia del cantore Bach stavano già vivendo in estrema povertà. E così Anna Magdalena fu sepolta in un funerale per poveri. La sua tomba è rimasta senza segni, come era consuetudine all'epoca. 28 anni dopo la sua morte, nel 1788, il libretto verde di Anna Magdalena Bach era in possesso del figliastro Carl Philipp Emanuel. È stato talora suggerito che egli abbia preso il volume già nel 1750 nel corso della divisione dell'eredità, cioè immediatamente dopo la morte di suo padre. Tuttavia, non ci sono prove o giustificazioni per questo. Piuttosto, il prezioso ricordo personale del loro matrimonio e della loro vita familiare inizialmente sembra essere rimasto con Anna Magdalena e ha trovato la sua strada ad Amburgo solo molto più tardi.
Quindi, se Anna Magdalena ha tenuto il suo libro di musica fino alla fine della sua vita, ha forse suonato di tanto in tanto le piccole opere di musica che vi erano contenute per ricordare il felice passato al fianco del grande Johann Sebastian. Grazie. Sono molto contento di essere oggi qui a parlarvi per Bach e l'Italia di un argomento che mi sta molto a cuore ed è quello legato alle sonate di Johann Sebastian Bach e la loro diffusione all'interno della didattica dei conservatori italiani tra 8 e 900. Quello che avete ascoltato era Philippe Gobert, grande allievo di Paul Tatanel, professore di conservatorio nella Badinerie di Bach, registrata nel 1919, quindi 101 anni fa, a dimostrazione che nell'ambiente parigino le sonate di Bach erano già ormai entrate a pieno titolo. Quali sonate di Bach? Facendo riferimento al catalogo di Schmid del 1950, abbiamo la sonata Bach Werke Verzeichnis 1020, che però è indicata per violino, anche se poi si sa che per flauto, e le sei sonate canoniche da 1030 a 1035, le prime tre per flauto e clavicembalo obbligato o concertante e le altre tre per flauto e basso continuo. Non entriamo qui nello specifico dell'autorità di chi sia veramente il padre delle varie sonate, perché nell'epoca in cui ci occuperemo, cioè quella dell'introduzione alla fine dell'Ottocento e molto più probabilmente all'inizio del Novecento, si pensava che fossero tutte di Bach. Edizione dell'epoca, perché all'epoca di Bach non furono mai pubblicate, c'è l'edizione della Bach Gesellschaft Ausgabe, quella prima edizione critica, uscita in due volumi, 1860 le sonate per flauto e cembalo obbligato e 1894 quelle per flauto e basso continuo. Però quelle erano edizioni, ad esempio per le sonate per flauto e basso continuo, non pratiche, perché non prevedevano la realizzazione. Invece la prima edizione pratica è quella del 1865 della Peters, curata da Ferdinand Lee e Friedrich Hermann, che però erano indicate per sonate, come sonate per violino, in quattro volumi. Il volume terzo e quarto però prevedeva le sei sonate per flauto, indicando come per pianoforte e violino o flauto. Nel 1909 però poi la Peters incaricò Maximilian Schwedler, che era il primo flauto del Gewandhaus, e Schreck, che era il cantor, che era successore di Bach a Lipsia, di fare un'edizione specificatamente per flauto, ed è questa che venne utilizzata soprattutto in Italia.
prima di passare all'Italia, però vediamo come queste sonate furono molto diffuse, ovviamente in Germania, ma anche in Francia, grazie a un personaggio, Paul Tafanel, legato poi proprio al conservatorio. Lui è il primo a suonare una sonata di Bach in Francia il 26 febbraio 1864, in un concerto nel quale il protagonista era Camille Saint-Saëns. Poi, nei concerti della Société Classique, l'11 marzo 1873, esegue nuovamente una sonata di Bach, purtroppo non sappiamo quale. Mentre siamo molto più precisi, nella Société des Instruments Avant, che lui creò alla fine del 1878, e il primo concerto inaugurale seppe proprio con una sonata di Bach, la sonata in si minore, e poi ripetuta altre volte, e successivamente presentò altre tre sonate in questi concerti: il 6 marzo 79 la sonata in mi bemolle 1031, il 4 marzo del 1886 la sonata in mi minore 1034, e poi il 21 febbraio 1889 la sonata in mi maggiore Bach-Werke Verzeichnis 1035. Ma veniamo al conservatorio. Tafanel fu docente al conservatorio dal 1893 al 1908 e fu il primo ad introdurre in modo sistematico lo studio delle sonate di Bach a Parigi e le propose come pezzi da studiare per gli esami preparatori al concorso di luglio. In particolare, nel 19 giugno 1896 fece studiare la quarta sonata, 1033, lo stesso per l'esame del 24 gennaio 98, il 23 gennaio 99 presentò la sonata in mi maggiore e poi di nuovo la sonata in do maggiore per il 28 gennaio 1903 e il 27 gennaio 1904. Bisognerà aspettare ancora parecchi anni prima di vedere Bach nell'esame vero e proprio di concorso, quello che dà il diploma col Premier Prix. E infatti fu solo nel 1972 con secondo, terzo e quarto movimento della partita Bach-Werke Verzeichnis 1013, ripetuta nuovamente terzo e quarto movimento nel 1978. Per avere una sonata andiamo al 1981 con la sonata in mi minore, che è sicuramente la più rappresentativa di Bach. E veniamo all'Italia, che è l'argomento di questa esposizione. Diciamo che in Italia c'era una certa anarchia. Durante il fascismo si volle fare un po' di unificazione. Innanzitutto con il Regio Decreto del 1923 vennero istituiti 6 istituti musicali ufficiali e poi ve ne erano altri 4. I 6 ufficiali sovvenzionati dallo Stato erano Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma e Roma. Poi vi erano ancora Bologna, Pesaro, Torino e Venezia. Ma non bastava ovviamente. Nel 1925 il ministro Pietro Fedele convocò gli studi generali per riformare completamente lo studio della musica nel conservatorio e la commissione pubblicò un primo lavoro con una bozza di programmi d'esame. A questo punto interviene Fortunato Sconzo, flautista, allievo di Diamante a Palermo, che poi pubblicherà anche un bellissimo trattato sul flauto per la Oepli, e lui pubblica un volume molto interessante, L'Auletica, saggio critico sulla moderna scuola del flauto, dove va proprio a esaminare i programmi di conservatorio. Ed è grazie a lui se abbiamo tutti i programmi dei vari istituti musicali possiamo verificare la presenza di Bach in questi studi. Partiamo dal Liceo Musicale di Bologna, dove il docente era Emilio Gillone, anche se stava tornando in pensione, ed era stato allievo di Hughes. Lui aveva messo il programma del sesto anno, che era il finale, quello del diploma, aveva messo come tutto il programma di tutti i corsi, di tutti i conservatori, studi, Fürstenau, Andersen, e poi finalmente Johann Sebastian Bach, 6 sonate per flauto e pianoforte, prese proprio dall'edizione Peters, quella curata da Schveller, che era quella utilizzata in Italia di sicuro. E quindi questo già ci fa capire che Bach fu introdotto non prima del 1909, anno di pubblicazione di quel volume. Se andiamo a Firenze non sappiamo nulla, perché non era ancora stato nominato il nuovo professore e non risposero a Sconzo. A Milano c'erano solo le prove d'esame e il diploma prevedeva un pezzo originale a scelta di candidato, quindi nessun brano obbligatorio. A Napoli la stessa cosa, c'era nessun brano obbligatorio e si faceva pratica d'insieme solamente con duetti e terzetti. A Palermo invece questo è interessante perché il programma prevede che dall'esame dal quarto al quinto in quelli successivi si eseguirà una sonata classica fra le opere di Bach, Handel, Marcello, eccetera.
faccio anche notare che non sono della stessa difficoltà, quindi un po' curioso, si lascia un po' la libertà all'insegnante, ma si fa almeno un riferimento a Bach. L'Osservatorio di Parma non prevedeva brani, solo pezzo originale scelta. Il liceo musicale Rossini di Pesaro, che era quello un po' più strutturato, grazie a Filiberto Peri, aveva un programma di un anno preparatorio, 5 anni di corso normale, poi uno di corso superiore. Ebbene, il programma del corso superiore è indicato che prevedeva i 6 divertimenti per flauto e pianoforte di Kuhlau, ma soprattutto fare musica da camera, qualche concerto o sonata antica scelta. E qui si fa riferimento a Bach, Quanz, Federico il Grande, eccetera. E poi pezzi di vario genere di autori moderni. E questo ci fa sicuramente capire che quando è indicato un brano da concerto originale, si fa riferimento a brani moderni. Poi andiamo a Santa Cecilia, che fa lo stesso programma di Palermo, e quindi Bach dal quarto e quinto corso a scelta. A Torino, invece, abbiamo nel corso superiore Ulrico Virgilio, nel 6° anno del corso superiore, prevede qualcuna delle 6 sonate per flauto e pianoforte dell'edizione Peters, e quindi è visto in modo strutturale. A Venezia abbiamo il programma del corso superiore che aggiunge ai vari studi concerti, fantasie, sonate senza specificare. E ovviamente si specifica anche che lo studio dei pezzi con accompagnamento di pianoforte di graduale difficoltà comincerà dal quarto corso, però non vengono indicati gli autori. E qui abbiamo un aspetto interessante, un'informazione che Sconzo ci dà, ed è quella che per il concorso che era stato fatto a Bologna per trovare il professore di conservatorio, era stato indicato un programma molto ampio e una delle prove prevedeva anche di presentare le sonate di Bach prima, quinta e sesta, e la commissione ne avrebbe scelta una da far eseguire al candidato. Risultato finale di tutto questo lavoro preparatorio fu il Regio Decreto dell'11 dicembre 1930 che regolamentò i programmi d'esame e lasciò totalmente liberi invece i programmi per quanto riguardava il resto della programmazione didattica dei vari anni di corso. La scuola di flauto fu fissata in 7 anni, 5 anni di corso inferiore, 2 di corso superiore, stessa cosa per oboe, clarinetto e fagotto, con età di ammissione dagli 11 ai 20 anni. E, cosa molto interessante, gli esami vennero strutturati in modo da prevedere esecuzione di un pezzo da concerto liberissimo, quindi si poteva scegliere quello che si voleva, studi, in questo caso gli studi adatti per il 5° anno, esecuzione di un pezzo di media difficoltà assegnato dalla commissione Torre Prima, potrebbe anche essere una sonata di Bach, ma ovviamente non è specificato, e poi la lettura estemporanea di un brano di media difficoltà e trasporto, che è una delle caratteristiche tipiche di un paese di cultura operistica, la necessità di imparare a trasportare. Non c'è nessun pezzo d'obbligo. Stesso discorso per l'esame di diploma. Quindi noi possiamo constatare che la scelta è quella di andare incontro alla direzione che era indicata ad esempio dal Conservatorio di Milano, cioè di lasciare sostanzialmente libero il docente di scegliere i brani, e Bach non venne mai inserito in modo stabile. Cosa molto diversa per gli altri strumenti, in particolare organo, dove il programma prevedeva in modo strutturale Bach sia per la parte di pianoforte, che è quella della parte della propria organistica in tutti gli esami, pianoforte, dove tutto il programma è scandito da Bach, e in particolare tutti i pianisti italiani che hanno fatto il diploma tradizionale ricordano con terrore la prova dell'8° anno in cui devono preparare 12 preludi e fughe del primo volume e 12 preludi e fughe del secondo volume del Clavicembalo ben temperato, e il giorno prima dell'esame ne viene sorteggiato uno e bisogna eseguirlo il giorno dopo. E anche gli strumenti ad arco hanno avuto in modo strutturale Bach. Il violino prevede lo studio delle sonate partite per violino solo, prevede ed esecuzione all'esame, prevede lo studio delle sonate per violino e clavicembalo e prevede anche la possibilità al diploma di mettere un concerto di Bach, perché c'è il primo gruppo scelto di concerti che vanno da Bach a Mendelssohn. Per la viola è obbligatorio preparare delle suite di Bach per violoncello trascritte per viola, e per il violoncello ovviamente c'è lo studio delle suite di Bach per violoncello solo. Quindi, come potete vedere, di sicuro Bach entrò a
pieno titolo negli studi dei conservatori italiani, ma soprattutto per gli strumenti più elevati, cioè il clavicembalo, che ovviamente non c'era, l'organo, pianoforte e gli strumenti ad arco. Non entrò stabilmente negli strumenti a fiato, nemmeno nel flauto, che era l'unico strumento per il quale Bach aveva veramente scritto. Ad esempio, uno potrebbe chiedersi, ma perché non prevedere, che so, il secondo concerto brandeburghese per la tromba? Gli strumenti a fiato preferirono mantenere una certa libertà, alcuni strumenti fissarono dei brani fissi per il programma di diploma, il flauto invece preferì la libertà. Come si può vedere, un confronto con il mondo musicale francese, per non dire poi di quello germanico, dove appena pubblicate le sonate di Bach furono introdotte nei conservatori a partire da Lipsia e tutti gli altri, si può dire che l'Italia fece un tentativo di introduzione delle sonate di Bach, ma poi queste rimasero nella libertà, nella volontà del docente. Docente che poi magari era interessato, perché a Roma c'era Veggetti, che proprio in quegli anni, mentre lui era docente conservatorio, fece una trascrizione delle invenzioni a due voci di Bach per due flauti e le faceva studiare ai propri allievi. E quindi, in qualche modo, Bach entrava nei conservatori. Spero di essere stato interessante e comunque di aver suscitato qualche spunto ulteriore di approfondimento, perché bisognerebbe cercare di fare delle ricerche più approfondite, e sono molto complicate, nei vari conservatori per andare a vedere se si riesce a capire poi quali sonate furono veramente introdotte, magari anche in quegli istituti che non le prevedevano obbligatoriamente, ma poi magari le facevano fare abitualmente. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, sono Maria Beatrice Venanzi, dottoranda in comparatistica per le classi di letteratura francese e musicologia dell'Università degli Studi di Torino. Oggi parlerò della didattica delle sonate e partite di Johann Sebastian Bach per violino solo nei conservatori, con alcuni cenni anche alle sei suite per violoncello trasposte per viola. La mia relazione ha un duplice scopo. In primo luogo rendere conto dei cambiamenti percorsi nella didattica del violino e di Bach in particolare tra il vecchio e il nuovo ordinamento, e dare una panoramica delle iniziative bachiane, seminari, approfondimenti personali e masterclass intrapresi dai docenti e del loro successo. A tal fine ho preparato un breve questionario che ho rivolto a maestri con un'esperienza di diversi anni di insegnamento nei conservatori italiani. Il questionario ha per oggetto una sezione più generica di presentazione dei partecipanti e sul loro giudizio sui cambiamenti qualitativi e quantitativi della didattica sia del violino sia specificamente bachiana al vecchio e nuovo ordinamento, e infine una sezione pedagogica sulla reazione dei ragazzi ai differenti metodi adottati, sull'uso delle nuove tecnologie e sull'interesse per gli aspetti filologici ed extramusicali di Bach emersi dalla loro esperienza didattica. I partecipanti, che presento brevemente, anche se rimando ovviamente al loro curriculum e ringrazio per la partecipazione, sono la maestra Amy Bernecoli, attualmente docente di violino al Conservatorio di Cuneo, da docente di violino e di musica da camera Bibbo Valencia e al Conservatorio di Lecce, il maestro Fabrizio Casu, docente di violino
dal 1978 ad Alessandria, poi a Campobasso, Pesaro, Pescara, Fermo e dall'87 all'Aquila. Laureato in filosofia, il maestro ha pubblicato un libro dal titolo Dall'umano verso il divino, Johann Sebastian Bach e sei solo a violino. Il maestro Leonardo Cella, già docente di violino al Conservatorio Verini di Cuneo, all'Arrigo Boito di Parma, è attualmente docente di quartetto al Conservatorio Giacomo Antonio di Cosenza, vincitore di importanti concorsi nazionali, il maestro è diplomato col massimo dei voti allo Schule für Musik, Theater und Medien di Hannover. Abbiamo poi il maestro Enrico Groppo, che studiò con la maestra Pina Carminelli e a Salisburgo con il quartettista Sandor Bled. Il maestro dedica un approfondimento personale alla filologia e trattati per violino già dagli anni della sua formazione, in particolare i trattati di Leopold Mozart, Geminiani e Cambini. Insegna violino in conservatorio dal 1985, poi a Campobasso, Novara, Alessandria e dal 2012 a Torino. Il maestro Vittorio Marchese, perfezionatosi con Vadim Broski, Salvatore Accardo e Franco Culli, vince una borsa di studio all'Università di Bloomington, Indiana, vince anche prestigiosi concorsi violinistici, tra cui il premio speciale Paganini di Genova per la migliore esecuzione della Sciaccona di Bach. Ha insegnato violino al Conservatorio Canepa di Sassari, al Gherini di Cuneo e ora è titolare di cattedra al Paganini di Genova. Abbiamo poi due violisti, il maestro Giovanni Petrella, al 41esimo anno di insegnamento, dall'84 a Venezia e dal 2013 a Vicenza. Ha studiato con Gisela Rommert, esperta di didattica vocale e autrice del volume Il cantante in cammino verso il suono. Il maestro cerca di applicare anche al violino il metodo didattico della Romert e il canto. Infine Leopoldo Slamik, violista, diplomatosi col maestro Lorenzo Lugli, vanta 40 anni di insegnamento, dei quali 3 a Rovigo, 7 a Torino, 30 a Cuneo. Passando alla prima sezione del nostro questionario, per quanto riguarda l'evoluzione della didattica bachiana nel passaggio da nuovo ordinamento a vecchio ordinamento, le risposte che ho ricevuto evidenziano in maniera abbastanza bilanciata aspetti positivi e negativi. Tra i pro c'è sicuramente un cambiamento antropologico degli allievi, che sono generalmente più colti, per il semplice fatto che ormai sono tutti diplomati e in generale sentono l'esigenza di qualcosa che va al di là delle note. Non sono più dei semplici esecutori e in generale il loro livello di cultura è aumentato, soprattutto grazie all'abbondanza di corsi teorici da affiancare allo strumento. Un altro aspetto sicuramente positivo è la maggiore libertà e flessibilità nei programmi, perché lo studente non arriva più arrancando Bach, ma ci si affina gradualmente il palato e lo studio si affronta in maniera più propedeutica. Ad esempio, al Conservatorio di Cuneo, all'ottavo di viola, un allievo studiava almeno 2 suite, mentre l'accademico riesce a studiarne almeno 4. Inoltre, Bach è portato finalmente come un autore, e quindi c'è una maggiore attenzione a Bach come compositore e non come un semplice sfoggio tecnico da affiancare a una sonata moderna e a miriadi di altri studi e capricci. Questo porta sicuramente a una migliore comprensione e un approfondimento personale maggiore, dipendente anche dalla sensibilità sia del maestro sia dell'allievo. Per contro abbiamo anche diversi aspetti negativi. In generale è stato evidenziato un abbassamento del livello tecnico, soprattutto appunto per quanto riguarda lo studio dello strumento principale al quale sono chiaramente dedicate meno ore. Si sente un po' l'opportunità di rinnovamento andata sprecata, in quanto il conservatorio per alcuni è diventato non un'università ma una sorta di liceo. C'è meno specializzazione sullo strumento perché i ragazzi sono sommersi da una mole di corsi e spesso affiancano anche altri studi a quelli musicali e si riscontrano in alcuni casi, soprattutto nel sud Italia, situazioni familiari e personali difficili. Questo chiaramente causa una
minore dispendio di energie e di tempo da dedicare allo strumento. Non ci si sofferma inoltre a sufficienza sulla dimensione retorica, spirituale, sul contesto storico e su tutta la dimensione extramusicale di Bach. In generale sì, ci sono dei corsi teorici, ma questa teoria non è applicata adeguatamente o al momento giusto allo strumento. Questo ovviamente era anche un problema del vecchio ordinamento, al quale però con il nuovo si dovrebbe cercare di ovviare. Il più grave forse dei problemi segnalati è che ci sono ancora dei problemi di solfeggio e non solo, anche di intonazione, gestione dell'arco, espressività, eccetera, dei ragazzi che arrivano a studiare le sonate partite per violino. Tutto questo comporta un eccessivo carico di lavoro sul docente di strumento principale, che a volte è costretto a improvvisare corsi accelerati di analisi, storia della musica, armonia, solfeggio, eccetera. Quindi è tutta una conseguenza del fatto che teoria e pratica non interagiscono come dovrebbero. Una percentuale non irrilevante di risposte ha segnalato anche che tra il vecchio e il nuovo ordinamento la didattica è sostanzialmente invariata per il semplice fatto che i maestri restano gli stessi. Quindi se il maestro non si aggiorna e insegna sempre allo stesso modo, ovviamente la didattica non viene personalizzata secondo le esigenze dell'allievo. Per quanto riguarda invece le esecuzioni filologiche e le iniziative bachiane, si sottolineano diversi aspetti. In generale i maestri non richiedono esecuzioni filologiche perché non insegnano violino barocco, anche se sicuramente cercano di sensibilizzare gli allievi sul tema. A Torino sono state intraprese delle iniziative come il progetto Back to Bach e anche l'attenzione da parte del coro Maghini sul contrappunto, un aspetto che ancora è guardato con terrore. E in generale ci sono, diciamo, determinati concetti come quello di festa del barocco oppure della teoria degli affetti su cui si cerca di sensibilizzare gli allievi anche consigliando determinate esecuzioni, quella ad esempio del violinista giapponese Sato oppure dell'olandese Weekend. Appunto, in generale si consigliano i canali filologici come quello della Netherlands Society su YouTube al fine di favorire la ricerca di un suono più interiore. Molto difficile da far capire è anche la differenza fra pulsazione e ritmo e l'individuazione delle diverse voci. Anche questi sono aspetti extramusicali comprensibili solo con un'adeguata conoscenza del contesto storico e anche per questo si rimanda agli studi di Helga Thöne sui corali bachiani e sulla vicinanza appunto di pezzi come la ciaccona o la fuga in sol minore alla musica vocale sacra. Inoltre, grazie a YouTube, appunto, che può essere usato come un utile strumento didattico, sono disponibili anche per i più giovani delle challenge alle quali spesso partecipano anche dei grandi nomi. Ad esempio, Julia Fischer, durante il primo lockdown, lanciò una sfida a suonare la ciaccona di Bach, che riscosse molto successo e che rese ancora più popolari questi pezzi anche tra i giovani violinisti e non. E un altro aspetto ovviamente positivo della didattica con YouTube, Spotify e altri mezzi telematici è che comunque si possono confrontare in brevissimo tempo diverse versioni, ad esempio l'interpretazione di Kremer rispetto a quella di Schering, spesso avvalendosi anche del video, non solo della dimensione audio. Ovviamente su questo il CD o l'LP degli anni
degli anni precedenti, nonostante la qualità acustica fosse a volte superiore, mancava della componente visiva e aveva lo svantaggio di far fissare l'allievo su quella determinata esecuzione che cercava di riprodurre. È chiaro che è anche importante che gli allievi filtrino criticamente ciò che ascoltano, ma in questo senso i ragazzi sono molto più versatili, a volte propongono loro delle esecuzioni particolari o ascoltano delle esecuzioni filologiche dal vivo, ove possibile. Chiaramente è più facile se vivono nei grandi centri oppure appunto hanno accesso a conservatori in cui questi tipi di iniziative sono più attive. Un altro elemento fondamentale per lo sviluppo della filologia è stato sicuramente il ripristino delle edizioni originarie. Appunto, i violinisti sono stati facilitati dalla circolazione delle edizioni Bellreiter e Leverlach, mentre per i violisti ancora circola l'edizione delle suite per violoncello trasposte per viola a cura di Duran. Anche per questo hanno aiutato molto diversi testi accademici e proprio di pratica violoncellistica, come ad esempio l'uscita di Bach Defensive Master a cura di Anner Bigisma, che appunto analizza in modo filologico la pratica del suonare le prime tre suite per violoncello. Importante anche lo studio personale dei maestri sui manoscritti e il confronto delle edizioni critiche, tutto questo di un approfondimento personale costante. Come ricorda anche Sandor Berg, non è possibile eseguire se non si sa prima come è nato, quindi un altro aspetto fondamentale è l'attenzione alla genesi delle sonate e partite. Le esecuzioni bachiane di Harnoncourt, anche per quanto riguarda i concerti brandeburghesi, comunque rimangono un valido punto di partenza. Altri suggerimenti validi sono studiare trattati per violino dell'epoca in area italiana e tedesca e soprattutto le interazioni tra queste aree e anche i compositori del primo Seicento, come ad esempio Fontana, Castello, Biagio Marini, per arrivare più gradualmente a Bach. Passando agli aspetti pedagogici, la prima cosa che ho chiesto ai maestri è stata come reagiscono i ragazzi a Bach. Le risposte che ho ricevuto sono, la prima reazione è meraviglia, curiosità, fascino, a volte sconcerto. Questo sconcerto è dovuto al fatto che scoprono, si trovano davanti un mondo alieno in cui è facile, proprio per via anche dell'incomprensione iniziale, passare dall'entusiasmo per affrontare per la prima volta suonate e partite alla frustrazione a causa dei tanti problemi tecnici ed espressivi riscontrati, sia a livello basico, come appunto il solfeggio e l'intonazione, sia soprattutto a livello espressivo. È spesso molto stimolante, d'altro canto, vedere gli allievi passare dallo spolzamento a una scintilla di comprensione, a una lampadina che si accende e che li porta a una ricerca personale di un certo tipo di suono o di fraseggio. Su quest'ultimo punto, l'individuazione di un fraseggio, non si sottolineerà mai l'importanza dell'individuazione di una linea del canto. Bisogna appunto, come ci dicono i più grandi maestri della storia del violino, suonare a partire dall'effetto che si vuole riprodurre. Quindi, in primo luogo, è la linea del canto che va preservata, lasciando in secondo piano gli aspetti
tecnici. Il suono si crea a partire da una propria idea musicale che deve essere il più naturale possibile. Gli aspetti tecnici non devono quindi in alcun modo essere di intralcio alla naturale espressività dello strumento, come negli insegnamenti di Cato Havas e di Dominique Coppenot, autrice del violino interiore. A questo proposito, il maestro Petrella e il collega Davide Zaltron organizzano a Vicenza la masterclass Resonare Fibris per una didattica di interazione tra suono, voce, corpo e strumenti rivolta a strumentisti ad arco, allievi e docenti. Mai dimenticare quindi la rilevanza della linea vocale nelle sonate e partite anche come utile strumento per isolare le singole voci. Non dimenticare neanche la profonda conoscenza che Johann Sebastian Bach aveva del violino. Il violino fu il suo primo strumento e il figlio Carl Philipp Emanuel al funerale di Johann Sebastian ricorda che il padre suonava il violino con grande proprietà. A Lüneburg Johann Sebastian stesso si forma sugli spartiti di Vivaldi e di Corelli e un allievo di Vivaldi, Pisendel, stima molto Bach e entra in contatto con lui a Lipsia. Per quanto riguarda invece l'ultimo aspetto, quello della personalizzazione didattica in base alle esigenze del singolo allievo. È molto importante appunto non forzare e rispettare la gradualità dell'apprendimento a seconda delle caratteristiche sia musicali sia personali dell'allievo. Alcuni hanno una propensione più spiccata per essere barocchisti o solisti o cameristi. In particolare i violisti, i maestri di viola prediligono lo studio delle suite per i loro allievi, appunto per un approccio più graduale a Bach, mentre le sonate e partite sono riservate ad allievi con un particolare smalto, con una particolare bravura tecnica. Poi, mentre per i concorsi fin in giovane età si possono studiare, ad esempio, il testo della prima sonata oppure il preludio della terza partita, ci sono dei pezzi come ad esempio il grave della terza sonata, il lure della terza partita, che pongono delle sfide espressive molto ardue e quindi richiedono una maturità maggiore. Per questo a volte possono anche essere studiate successivamente, quindi più gradualmente. Un altro aspetto sul quale hanno insistito diversi maestri è ancora l'importanza dello studio a memoria, utile non solo per la partecipazione ai concorsi, ma affinché la concentrazione si sposti sull'espressività e sul fraseggio, poiché ormai difficoltà tecniche, comunque di altro tipo, sono padroneggiate. Bene, in conclusione, va queste risposte che comunque il campione non era molto consistente, anche magari il questionario potrà essere in seguito più sviluppato, ma si evidenzia già un doppio legame tra Bach e l'Italia, in quanto Bach conosceva Vivaldi e compositori italiani. Allo stesso tempo molti maestri italiani, ora docenti in conservatorio, sia in passato sia in tempi recenti, si sono formati in Austria e in Germania e viceversa. Quindi questo legame fra l'Italia e Germania, tra Bach e l'Italia, è sicuramente stretto e a doppio filo.
emergono anche una varietà di iniziative da parte dei maestri, dei conservatori in cui hanno insegnato e insegnano e dei dipartimenti di archi. Per quanto riguarda in particolare gli approfondimenti personali sui manoscritti, sulle edizioni fisiche di Bach, l'attenzione alla musica filologica, alla pedagogia e al benessere psicofisico degli allievi che diventeranno futuri maestri di violino, grazie soprattutto a un approccio il più possibile integrato. In alcuni casi, come quello della maestra Edi Bernopoli, che è anche ricercatrice, ha curato diverse edizioni di opere anche inedite di Otterino Respighi e del maestro Casu, i maestri, oltre all'attività concertistica e orchestrale di rilievo, affiancano anche un'attività accademica e uno studio musicologico. Emerge quindi una forte tendenza a voler vedere collaborare la musica teorica, quindi il contesto extramusicale, umanistico, di storia, filosofia, genesi delle opere, bachiane e non, e la musica pratica, esecuzione sullo strumento, in cui gli aspetti tecnici rappresentano una solo una minima parte rispetto a quelli interpretativi. Infatti, il fare tutte le note pone lo strumentista solamente sullo scalino più basso dell'esecuzione, e quindi un esecutore non è necessariamente un buon interprete. Emerge anche una grande volontà di colmare le lacune di un sistema, quello del nuovo ordinamento, che è sicuramente aperto a miglioramenti. A questo fine sarebbe auspicabile una collaborazione più stretta tra il settore musicologico accademico dell'università e i conservatori, i maestri, che i musici pratici in sostanza, senza che nessuno si arrocchi nella sua torre. Questo al fine di condividere le proprie esperienze, di migliorare sia la didattica sia la ricerca bachiana nel panorama italiano e internazionale. La vitalità di progetti dedicati a Bach, le reazioni entusiastiche dei ragazzi e appunto questo doppio filo che lega Bach e l'Italia fanno pensare che questa collaborazione possa creare per tutti un terreno fertile e una preziosa occasione di scambio e di arricchimento reciproco. Tutto questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente sono disponibile a qualsiasi domanda per il successivo dibattito. Primavera 2018. La sfida era grande, condivisa e da preparare nei minimi dettagli. Quella di provare a coinvolgere una sessantina di bambini di terza elementare nell'avvincente racconto della vita di Johann Sebastian Bach. Compositore lontano nel tempo e nello spazio per i nostri ragazzi, ma la cui parabola biografica e artistica aveva straordinarie possibilità comunicative. La sfida era complessa, ma non particolarmente difficile, avendo la possibilità di lavorare con una classe straordinaria, la allora quarta ginnasio del liceo classico Giovanni Battista Bodoni di Saluzzo. Come docente titolare del corso di cultura musicale, attivato nel 2015 presso il sopracitato istituto in provincia di Cuneo, organizzo da alcuni anni e in collaborazione con il dirigente scolastico, il professor Lorenzo Rubini, progetti tematici per avvicinare i ragazzi ad alcuni grandi argomenti o personaggi della storia della musica. E 2 anni fa fu proprio la volta del cosiddetto progetto Bach, una serie di eventi intorno al genio di Eisenach, con lo scopo principale di diffondere tra i miei allievi la curiosità e l'interesse nei confronti delle vicende biografiche e della musica di Johann Sebastian Bach.
A Saluzzo hanno sede la biblioteca e il centro di ricerca e documentazione dell'Istituto per i beni musicali in Piemonte, fondato a metà degli anni Ottanta dal professor Alberto Basso, musicologo di fama internazionale e celebre studioso bachiano. Ente l'istituto presso il quale collaboro a vario titolo ormai da 18 anni. Questo insieme di situazioni che ho appena descritto ha fatto sì che il progetto Bach risultasse particolarmente partecipato e curato sotto ogni aspetto. Un paio di lezioni propedeutiche a cura del sottoscritto, un incontro tenuto dallo stesso professor Basso rivolto agli studenti, un concerto con le partite per violino solo eseguito dal maestro Paolo Bernardo. Ma mancava qualcosa. L'idea che intendevo perseguire era quella che i ragazzi sapessero muoversi così bene sugli argomenti trattati da saperli raccontare a un bambino. Ecco qual era la vera sfida. E da qui nacque la scelta di organizzare una serie di pomeriggi nei quali ciascuna delle classi liceali coinvolte nel progetto si rivolgesse agli allievi più piccoli delle elementari e delle medie cittadine con attività, giochi, proposte le più diverse, volte a raccontare alcuni aspetti della vita del signor Bach. Come si può vedere dalla locandina, furono numerosi gli appuntamenti dedicati al Thomas Cantor, tutti inseriti nella rassegna Aspettando il Marchesato Opera Festival, manifestazione dedicata alla musica antica che da una decina di anni si tiene a Saluzzo nel mese di luglio. Gli incontri, gestiti dalle classi del liceo classico Bodoni, da me coordinate, avevano l'intento di avvicinare i ragazzi delle scuole anche nell'ottica di una loro partecipazione ai concerti estivi. La prima giornata di attività fu dedicata a giochi e attività basati sui cinque sensi e sulla musica di Johann Sebastian Bach. Per una giornata intera, svariate classi delle scuole saluzzesi si alternarono in attività pratiche o teoriche, a cavallo tra musica e matematica, musica e scienza, musica e gioco. La settimana successiva fu la volta di una lezione in un bar della cittadina saluzzese per raccontare il caffè Zimmermann e la cantata del caffè. Di nuovo una serie di attività itineranti all'interno della Castiglia, sede di uno dei musei saluzzesi. Una guida all'ascolto della messa in sol minore, a cura di Eleonora Pagliero e di Serena Sabia dell'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, fu poi il terzo appuntamento della rassegna, rivolto in particolare ai più grandi e dedicato a un argomento specifico. Ma fu il quarto appuntamento, l'evento del quale voglio parlare in questa lecture recital. Infatti con la quarta ginnasio, della quale dicevo prima, a partire dal racconto Nonno Bach, scritto da Ramin Bahrami ed edito da Bompiani, abbiamo costruito un testo teatrale, immaginando di mettere in scena l'incontro di alcuni ragazzi di oggi con un nonno del tutto speciale. Per allestire il copione ci sono voluti uno studio attento e la voglia di realizzare un lavoro in autonomia. Due le rappresentazioni pubbliche messe in scena. La prima di fronte a una platea interamente composta da bambini della scuola primaria. La seconda di fronte ad altri ragazzi e ad adulti. In entrambi i casi lo spettacolo è riuscito nel proprio intento comunicativo, veicolando alcuni momenti chiave della biografia bachiana e alcuni concetti della musica del periodo. Questo, che vedrete tra poco, è il programma di sala preparato dai ragazzi e rivolto ai bambini spettatori. Caro spettatore, oggi si terrà uno spettacolo in cui parleremo di una persona molto, molto importante. La storia. Filippo è un adolescente che, durante una giornata normale, come tutte le altre, entra nella sua camera e vede un uomo dall'aspetto un po' bizzarro. Poco dopo, quest'ultimo si presenta dicendo il suo nome, Johann Sebastian Bach, uno dei più grandi compositori mai esistiti. Il ragazzino allora si incuriosisce molto e passa un po' di tempo con quel signore, facendo tantissime domande sulla sua vita, sul suo lavoro e su tanti altri argomenti. È così contento che decide di chiamare anche alcune sue amiche, tutte molto diverse. Una sportiva che mangia solo cibo salutare ed è sempre felice. L'altra invece molto timida, solitaria, si veste sempre di nero e ascolta musica punk. Infine l'ultima, un'adolescente un po' vanitosa e che deve essere all'apparenza sempre perfetta,
vestiti bellissimi, capelli sempre ben pettinati. Tuttavia, ad un certo punto, Bach dovrà andarsene, perché andrà a trovare un altro giovane come Filippo e racconterà anche a lui la propria vita e le magnifiche opere che ha scritto. Speriamo vivamente che lo spettacolo ti piaccia e che tu possa trascorrere durante questo pomeriggio dei momenti di gioia, alternati ad altri di pura bellezza. Nel primo spezzone che vedremo, l'intento è quello di spiegare a un bambino che cos'è il contrappunto. Le due allieve che vedrete danzare sono due note. La loro danza vuole raccontare, senza l'uso di parole, come funziona il nota contro nota. Nello spettacolo non mancano momenti musicali dal vivo, eseguiti da alcuni studenti che studiano musica anche al di fuori dell'ambiente strettamente scolastico. Ballo, musiche originali, costumi, forti contrasti musicali e stilistici. Tutti elementi in grado di colpire l'immaginazione dei bambini spettatori. Thank you.
Ma tu cosa ci fai nella mia stanza? Cosa vuoi da me? E chi sei? Io sono Norma Bacca. Ah, si vede che sei nonna. Hai i capelli tutti bianchi, ma non ti senti un po' ridicolo? È una parrucca. Sai, hai un denti elegante e la pelle signora. Ah, va bene, ce lo dici tu. Comunque, non mi hai ancora detto perché sei qua. Sono qui perché sono tuo nonno. Ma come? Io di nonni ne ho già due. Ed io sono un po' nonno di figli, anche dei tuoi nonni. Io sono il nonno della musica. In che senso? Sono il nonno della musica perché molto tempo fa ho scritto un sacco di pagine di musica che conosco e amo. Forse non lo sai, ma una volta ero molto famoso. Come Cristiano Ronaldo? Sì, però io scrivo musica per le persone importanti e per tutti gli strumenti, per l'orchestra, per il clavicembalo, per l'organo e per molti altri. Ma adesso la mia musica la sono gli altri, e con passare del tempo diventa sempre più bella. Ah, ma allora un po' ti conosco. Senti, anche io so suonare un po' tanto. Vediamo. Sono rimasto orfano di mia madre e di mio padre. All'epoca frequentavo la scuola di latino. Sono consapevole della frammentarietà che trapela dai video proposti, ma mi sembrava la soluzione migliore per portare al centro i veri protagonisti dell'attività e del progetto. A questo proposito affido a nonno Bach stesso il commiato. E al ballo che conclude lo spettacolo, la conclusione del mio intervento. Ringrazio tutti quanti per l'attenzione che avrete la bontà di rivolgere a questo mio intervento e auguro a tutti una buona prosecuzione di convegno. Grazie. Cari figlioli di tutte le età, il vostro nonno Bach ha ancora qualcosa da dire. Di solito parla attraverso la propria musica, ma forse non è ascoltata abbastanza. Ed è un peccato, perché noi musicisti siamo nella nostra musica. Lì dentro c'è tutta la nostra vita. Noi vecchi spesso ripetiamo le cose per ricordarcene meglio e per farle ricordare e capire alle persone che amiamo e che riceveranno da noi il testimone della vita. Il mondo non dura per sempre e non è di nostra proprietà. Le sole cose eterne sono i quadri, la musica, i libri, i monumenti, le grandi opere, insomma. Cerchiamo di tenerli vivi, di usarli bene, di farli nostri. Diamoci il tempo per questo. Prendiamolo. Lasciamoci trasportare dalla musica che è vita. Senza musica siamo tutti più poveri. Senza ritmo non c'è vita. Il cuore che batte è ritmo. Il movimento è musica. Le risate sono musica e l'amore è musica.
Buon pomeriggio a tutti. Grazie anzitutto a voi che siete qui in ascolto di questo intervento, al Comitato Scientifico e a tutti i collaboratori di jsbach.it per l'organizzazione di questo evento. Il mio intervento vorrebbe presentare al pubblico, ma anche alla comunità scientifica e soprattutto alla comunità didattica, ai colleghi, un insieme di esperienze e di lavori che ho personalmente sperimentato nel corso di questi anni di insegnamento nel primo grado della scuola secondaria. Desidero però cominciare scattando idealmente un'istantanea e restituendo quello che è lo stato dell'arte, limitatamente all'ambito bachiano, dell'insegnamento della musica a scuola. Se guardiamo ai percorsi, ai programmi di apprendimento dentro e fuori dall'Accademia, e alcuni colleghi ci hanno già illustrato a proposito in questo convegno, ci rendiamo benissimo conto del grande peso che il repertorio bachiano ha avuto e dà, e proprio della grande valenza didattica che gli è stata attribuita. Mi verrebbe da dire che non c'è corso di studi, non c'è musicista che con Bach non si sia dovuto confrontare, né musicista che non abbia potuto cogliere quanto l'opera di Bach sia letteralmente pervasa dall'aspetto didattico e speculativo, forse prima ancora che dall'aspetto artistico. Sappiamo infatti che l'attività quotidiana di Bach era, direi quasi, anzitutto un'attività legata all'insegnamento della musica. Pensiamo in maniera particolare al periodo che egli trascorse a Lipsia presso la Thomas Schule, ma non solo. Pensiamo anche al Bach, istitutore privato e particolarmente dei suoi stessi figli. Il Klavierbüchlein per Wilhelm Friedman è in questo senso un esempio illuminante di alcuni tratti del suo metodo. Ciò premesso, nell'accostarmi io stesso all'insegnamento della musica, mi sono presto reso conto del fatto che una tale valenza formativa della musica del Cantor di Lipsia venisse pressoché ignorata nell'ambito della formazione musicale scolastica. Quella formazione minima che pure invece dovremmo assicurare a tutti i nostri allievi. Mi sono lasciato interrogare dal fatto che la maggior parte dei supporti didattici oggi a disposizione degli insegnanti di musica riservi a Bach un posto veramente marginale nel percorso di formazione. Ho pensato, a motivo di ciò, di scorrere in maniera sistematica i testi e i manuali di musica per il ciclo medio che oggi sono più adottati nelle scuole. Tralascerò i titoli e gli autori di questi manuali perché i dati che ora condividerò con voi non vogliono puntare il dito o screditare, quanto piuttosto, questo sì, stimolare una riflessione. Ho compulsato gli esemplari di 10 tra i titoli più adottati. Cominciamo dalle antologie. Mi piacerebbe dare una classifica dei 10 brani che più ricorrono nei volumi che ho consultato, ma purtroppo il computo si ferma a 7. In testa troviamo con 5 occorrenze l'aria cosiddetta sulla quarta corda dalla suite orchestrale in re e il minuetto in sol dal Notenbüchlein per Anna Magdalena. A seguire è il corale Jesus bleibet meine Freude, dalla cantata 147, con 3 occorrenze. Quindi sono la Badinerie dalla suite orchestrale in si minore e il corale Wenn ich einmal soll scheiden, dalla Passione secondo Matteo, con 2 occorrenze. Infine, in fondo troviamo l'Arioso dalla Sinfonia della Cantata 156 e la Gavotta, ovvero Musette, dalla suite inglese in sol minore, con 1
sola comparizione. In due dei volumi consultati non sono proposti brani di Bach in antologia. In questa sede, inoltre, tralascio di commentare la qualità delle trascrizioni e degli arrangiamenti, sebbene si tratterebbe di un elemento di assoluta centralità per quanto riguarda la qualità di ciò che offriamo ai ragazzi. Il rischio che oggi il docente di musica corre è infatti lo stesso che un insegnante di italiano correrebbe presentando un passo della Commedia di Dante, ad esempio, solo in parafrasi, e privandolo cioè di quella forza ritmica del verso, dell'originalità del lessico e così via. A proposito della parte storico-musicologica dei manuali, invece, la situazione risulta poco migliore. Presentato generalmente dopo l'argomento concerto grosso, oppure come autore di musica sacra luterana, Bach viene trattato in spazi molto differenti che variano dal semplice trafiletto al riquadro di approfondimento fino, per fortuna in alcuni casi, ad alcune pagine che in maniera piuttosto opportuna ne tratteggiano la vita e le opere. Ecco, per quanto anche qui in un caso si possa ammirare il ritratto del nostro, quello famoso di Hausmann, accostato ad un armonium dall'aspetto e dal gusto estremamente inglese e vittoriano. E questo, dico, ci dovrebbe far sussultare per il medesimo motivo per cui sussulteremmo, recuperando la metafora letteraria di prima, vedendo il nostro gran padre Dante raffigurato vicino ad una macchina da scrivere. Ecco, in questo sentiero piuttosto accidentato mi accingevo a cominciare il mio percorso come docente. Questa situazione, non lo nascondo, mi metteva piuttosto a disagio. Sentivo la necessità di offrire ai ragazzi qualcos'altro. Da qui, dunque, la scelta di cercare di pensare ad una programmazione differente che restituisse a Bach non una centralità, perché è evidente che questa univocità sarebbe sbagliata, sarebbe limitante, ma che almeno gli si riservasse un posto di riguardo. Un Bach dal quale lasciarsi coinvolgere, lasciarsi stupire, da scoprire non solamente come musicista, ma anche come uomo, cercando cioè di coglierne sì gli aspetti di rigore e di perfezione del suo genio, ma pure quella fine ironia che caratterizzava il personaggio. In questo senso Bach non si limita ad essere solo il genio assoluto dal quale apprendere un'arte, ma diventa anche un modello al quale poter guardare per formare il proprio modo di pensare, un paradigma di pensiero al quale ispirarsi. Per inciso, mi piace ricordare il ruolo che gli studi psicoanalitici attribuiscono all'ironia. È un ruolo centrale nella costituzione di un io stabile. Quello stesso io che va costituendosi proprio nei ragazzi che ci sono affidati. E l'ironia, ancora di più, è uno dei meccanismi privilegiati di prevenzione e di difesa dalle patologie psichiche. E in questo già Sigmund Freud e poi ancora la figlia, Anna, avevano ampiamente indagato questi aspetti. Veniamo ora al punto. Vediamo dunque l'ossatura di questa programmazione. Il percorso è pensato per distendersi nell'arco dell'intero triennio e prevede diversi momenti di incontro con l'autore sia sul versante della musica pratica sia dell'esplorazione di alcuni aspetti della sua storia
vuoi personale, vuoi familiare, vuoi professionale, e sia momenti di contatto con la sua opera, con ascolti tratti specialmente dal repertorio sacro. Cerco di darne un dettaglio. Come potete osservare, il percorso del primo anno, da un punto di vista teorico, si incentra necessariamente sull'acquisizione delle basi del solfeggio, della lettura del pentagramma e dei segni diacritici della partitura. Rimane tuttavia spazio per un racconto aneddotico di alcuni momenti della vita e della carriera professionale di Bach, mentre da un punto di vista della musica pratica, il corale, e potete vedere i titoli di quelli che più utilizzo, è lo strumento privilegiato per lavorare sulla polifonia vocale a due e a tre parti. Il percorso di seconda vede invece l'introduzione della storia della musica. Verso la fine dell'anno, introducendo il contrappunto nel discorso della musica rinascimentale, in particolare parlando del canone e degli artifici che vi si possono realizzare, faccio riferimento, compiendo un piccolo balzo in avanti, all'offerta musicale, particolarmente sfruttando il primo dei canones diversi super tema regium che vedete in figura, a due voci da leggersi contemporaneamente sia in senso ordinario sia cancrizzante. Sul fronte della musica pratica, la seconda è l'anno della monodia accompagnata. E tra i brani che propongo è la gavotta dalla suite francese in sol, trascritta per flauto, che devo dire risulta sempre un ottimo strumento didattico. La terza è l'anno in cui in ambito storico-musicologico si affronta il periodo barocco. In quest'ambito trova chiaramente largo spazio la figura di Bach e contemporaneamente la sua opera. L'impostazione del discorso non si discosta, devo dire, molto da quella proposta dai migliori dei manuali oggi in circolazione. Parlando poi in particolare della fuga, un utile mezzo di spiegazione e di esemplificazione lo trovo nella Fantasia e fuga per organo in sol minore, la 542, che offre degli elementi, soggetto, risposta, controsoggetti, che sono sia piacevoli all'ascolto, sia soprattutto facilmente identificabili dai ragazzi anche da un punto di vista visivo, presentando loro la partitura. Grazie poi ad alcuni strumenti di taglia diversa che sono in dotazione all'istituto e che vengono dati in uso agli allievi, è possibile sperimentare l'esecuzione in consort di flauti. E il consort, oltre ad essere una palestra musicale importantissima, produce sempre l'effetto di mandare in solluchero veramente i ragazzi. Trasversalmente, poi, a tutte le classi, propongo ogni anno uno o più ascolti più corposi, tratti generalmente da composizioni importanti e nello specifico dall'Oratorio di Natale, una intera cantata diversa ogni anno, e una scelta di brani dalle Passioni secondo San Matteo e secondo San Giovanni. Ogni ascolto, oltre ad essere proposto in corrispondenza al periodo liturgico per il quale è stato pensato, e anche sempre preceduto da una presentazione e corredato di tutto quel materiale che è necessario ad una buona comprensione anzitutto del testo. Abbiamo un discreto e discretamente dettagliato numero di notizie a proposito del metodo che Bach utilizzava nell'insegnamento della tastiera, ma non purtroppo altrettanto possiamo dire a proposito delle tecniche didattiche che impiegava nelle aule della Thomas Schule.
Sappiamo però dell'uso del corale come mezzo di insegnamento. Ce ne dà testimonianza Forché. Bach si serviva del corale per insegnare l'armonia e il contrappunto, che faceva studiare dividendo le parti su quattro diverse linee e chiedendo ai suoi allievi di curare in maniera particolare la conduzione di ciascuna di esse. In questo il nostro metodo si rifà in certo modo a quello bachiano, perché sfrutta il corale nel corso del primo anno, come abbiamo visto, con uno scopo sostanzialmente simile in ambito vocale. Bach, tra l'altro, non era solito concedere ai propri allievi di studiare da fonti altre che non fossero le proprie composizioni. Questo capita, mutatis mutandis, anche a noi, perché personalmente fornisco ai miei allievi partiture e dispense che creo appositamente per loro e anche un volume che, tra l'altro, sarà presto oggetto di edizione. In ultimo, il momento dell'esecuzione era di fondamentale importanza nel ménage quasi quotidiano dei Thomaner. Allo stesso modo, anche il nostro istituto ha cercato di organizzare momenti di restituzione pubblica del lavoro svolto in classe. Mi piace, a questo proposito, citare l'esperienza di Festeggiando Bach, in cui i ragazzi sono protagonisti diretti di un evento concertistico e attori primi, e del quale tra pochissimo, in coda a questo intervento, daremo un piccolo saggio. Mi avvio alla conclusione dicendo ancora questo. La figura di Bach può essere proposta e avvicinata con facilità ai ragazzi. La seriosità, e uso questo termine un po' semplicisticamente e tra virgolette, è cifra estetica della musica di Bach, ma è ormai noto e dimostrato come non corrispondesse a un tratto caratteriale del suo creatore. E ho già accennato poco fa all'ironia bachiana. Questa seriosità, frutto del rigore contrappuntistico, risponde però a quel bisogno di ordine del quale i ragazzi sono alla ricerca, una ricerca spesso inconsapevole. Quello stesso ordine e rigore che oggi come mai fanno grande fatica a trovare nel mondo che li circonda, e le motivazioni non credo serva certo che io le rimarchi qui. Concludo davvero dicendo però ancora con piacere che abbiamo intenzione come associazione jsbach.it di creare nei nostri canali una sezione espressamente dedicata alla didattica, una sezione dove poter condividere materiali, partiture e tutto ciò che possa tornare di utilità e di supporto all'insegnamento, alla diffusione e alla scoperta di Bach in ambito scolastico. Vi lascio, come annunciato, alla visione di un paio di brevi testimonianze del lavoro fatto in questi anni con i miei allievi, ai quali permettetemi di rivolgere davvero un ringraziamento speciale. Proponiamo sempre ai ragazzi il bello e offriamo loro il meglio. Grazie. Thank you.
Eccoci, buonasera, ben rivisti a tutti. Per chi si fosse connesso in questo momento, sono Piero Di Egidio, sono il moderatore di questo pomeriggio che è stato estremamente interessante proprio per le particolari declinazioni della storia e soprattutto dell'utilizzo dell'opera di Johann Sebastian Bach nella varia filiera della produzione musicale. E devo dire, ho avuto modo di apprezzare in maniera molto particolare sia naturalmente la veramente grande, quasi commovente relazione di Christian Hausmann sul ruolo di Anna Magdalena, proprio sugli aspetti anche umani, e contestualmente appunto tutta la parte relativa appunto al Bach e alla scuola, intendendo proprio per scuola la filiera musicale italiana, dai vari punti di vista. Chiaramente io potrei aggiungere immediatamente il mio punto di vista personale di pianista, di docente di pianoforte, passato per decenni attraverso il vecchio ordinamento e i famosi 24 preludi e fuga che sono stati anche raccontati in uno degli interventi, e vi aggiungo che per esserci passato da studente, ahimè, quasi 40 anni fa, e poi da docente per moltissimi anni finché il nuovo ordinamento non ha preso piede in maniera definitiva, devo dire che pur essendo io un grande fan del nuovo ordinamento, rimpiango quanto fosse formativo lo studio sistematico dell'opera di Johann Sebastian Bach al pianoforte, in particolare nel compimento medio. Potremmo forse discutere che i numeri fossero eccessivi, che forse 24 preludi e fuga potessero essere troppi, ma certamente tra il troppo di un tempo, l'ipotetico troppo di un tempo che portava magari ad avere più quantità e meno qualità, e il poco degli attuali programmi dove ci ritroviamo ad avere poca quantità e spesso anche media qualità, probabilmente si stava meglio quando si stava peggio, cioè prima. Ciò detto, io ora innanzitutto avevo una prima domanda da fare alla professoressa Hausmann, che era arrivata dalla rete, che riferiva sul fatto che se vi fossero altre fonti così, diciamo così, argute e precise come quelle da lei rappresentate, riguardanti appunto Anna Magdalena e in generale l'argomento che lei ha affrontato, cioè se vi siano altri, c'era curiosità in rete se vi siano altri riferimenti sia dal punto di vista bibliografico sia dal punto di vista video o quant'altro a cui accedere. Spero mi abbia sentito e compreso. Pronto? Allora, pronto, mi avete sentito? Mi sentite? Sì. Noi sì, sì, assolutamente. Sì, sì, assolutamente. Ok, forse non mi hai sentito, Cristiane. Allora, va bene, la domanda resta naturalmente resta in canna, come si direbbe nel gergo, e poi quando sarà possibile la ripresenteremo. Io volevo stimolare il dibattito tra i relatori appunto riguardo a... mi riferisco già proprio all'ultimo intervento e a un commento che leggevo di Ugo Piovano, quello sulla trasmissione di Fabio Fazio, sul flauto dritto, su alcuni commenti ingenerosi che già
ormai da tempo girano sull'argomento, chiaramente sullo strumento. Invece abbiamo appena avuto modo di vedere l'utilità che può avere proprio uno strumento che può essere più semplice da possedere, e da possedere sia in senso proprio di averlo e sia nel senso di poterlo eseguire, di poterlo suonare, come invece possa essere di grande utilità nell'avvicinamento alla produzione bacchiana e alla cultura. E appunto volevo approfondire innanzitutto questo argomento, se vogliono intervenire sia il maestro Pioniano sia il maestro Ponzo in materia. Pronto? Sì. Ecco. Chi vuoi intervenire? Io sono rimasto piacevolmente... Mi sentite? Ecco. Sì. Ecco. Sono rimasto estremamente piacevolmente colpito dall'esperienza raccontataci dal collega Luca Ronzitti. Io personalmente non sono un fautore del flauto dritto, pur riconoscendo quello che dicevamo, la semplicità di accesso, anche la spendibilità molto immediata. Ritengo che del flauto dolce spesso se ne faccia un uso così troppo dozzinale. L'idea che ci sia stata presentata questa modalità inserita in un percorso assolutamente pensato dal punto di vista sia dell'esecuzione ma anche dell'apparato, insomma, passatemi il termine, musicologico, per quanto siamo solamente alle scuole medie, no? Ma riusciamo a dare già una idea generale, una idea biografica, un'idea insomma su tutta una panoramica, su tutta una serie di aspetti. Ecco, questo credo sia davvero una delle buone pratiche, no? Della quale tanto si parla all'interno della scuola e sono convinto che vada perseguita in questo modo. Al contempo, ma penso che i colleghi insomma possano essere d'accordo, e se non lo sono ancora meglio, così magari ne discutiamo, sovente davvero l'utilizzo è di uno strumento che già di per sé è semplice e talmente banale, passatemi il termine, che diventa davvero una cosa insomma difficile da far passare come strumento con la S maiuscola, ecco. Io, se posso intervenire, dico che sono perfettamente in linea e perfettamente d'accordo, nel senso che è evidente che non possiamo pretendere che i ragazzi si dotino di strumenti di chissà quale poderosità e ponderosità. C'è chiaramente una necessità che bisogna sempre calcolare e considerare, legata anche solo banalmente al trasporto dello strumento. È evidente che portarsi dietro una tastiera, piuttosto che sia già solo questo, un problema. Oltre al fatto che penso che sia una cosa abbastanza condivisibile il fatto che sia errato far apprendere i ragazzi su degli strumenti finti. Voglio dire, la tastiera elettronica, come in tanti istituti si fa studiare, si fa acquistare e poi studiare, in realtà è qualcosa di estremamente finto, che non rende giustizia da una parte alla musica in sé e dall'altra non permette ai ragazzi di entrare veramente in contatto con uno strumento musicale. Tutti noi sappiamo, in quanto musicisti, che i nostri rispettivi strumenti diventano degli arti aggiuntivi, diventano dei prolungamenti stessi dei nostri animi e della nostra anima. Ecco, penso che sia importante far passare ai ragazzi anche questo aspetto nell'ambito della didattica
scolastica, della didattica del ciclo medio e superiore, cioè della didattica extra accademia, cioè il fatto che possono veramente entrare in contatto e in relazione con il loro strumento. Se posso permettermi un intervento, io ho fatto il professore di educazione musicale nello scorso millennio, quindi dall'84 al 92, quando il flauto dolce era ancora in bianco e nero, per intenderci. E devo dire che all'epoca la vera discriminante era più che altro se far suonare o far solo imparare il solfeggio, la storia della musica. Avevo una collega che faceva analizzare gli accordi alle medie senza far né suonare né cantare. In 3 anni faceva, riconoscono anche le none, di sì, però non... quindi diciamo che va visto secondo me proprio in quest'ottica performativa, cioè la cosa fondamentale io credo sia coinvolgere gli studenti in una pratica attiva. Bach è sicuramente molto impegnativo, ma se si andasse ad esempio a percorrere i temi più semplici, le armonizzazioni dei corali, invenzione a due voci più trascritte, potrebbe essere molto valido. E ripeto, poi non è detto che debbano diventare tutti dei nipotini di Franz Brüggen, col quale ci si ricrederebbe sul fatto che sia uno strumento semplice, perché spesso e volentieri la semplicità è la cosa più complicata da gestire, perché il flauto diritto è uno strumento che non consente nulla, non consente un'escursione dinamica, non consente una grande variazione di fraseggio. E tra l'altro una cosa che io ho notato con curiosità vedendo poi esperienze, sono andato a fare degli interventi nelle scuole medie, permetteva anche di abituare sin da piccolissimi all'intonazione, perché c'è un saggio divertente pubblicato nella rivista Tibia della Merck, che cosa c'è di più stonato di un flauto dolce? Due flauti dolci assieme. E quindi sin da piccolini ad abituarsi a sentire l'intonazione, correggere, può essere comunque una pratica utile. E poi, non lo so, però concordo che è chiaro che un flauto dolce di plastica, di quelli proprio cochi, eccetera, non sono quasi strumenti musicali, però è pur sempre un avvicinamento. Allora, siccome sono un tipo curioso, chiaramente sono andato anche a curiosare, poi per quel che si poteva rintracciare in rete, le biografie dei presenti, e quindi avevo visto che il professor Piovano tra l'84 e il 92, mi correggi se sbaglio, giusto? È stato docente di musica. Innanzitutto il suo percorso, naturalmente con molti complimenti, lo aggiungo con molti complimenti, il suo percorso di vita e di lavoro era massima dimostrazione, una ulteriore dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, che musica e discipline matematiche sono quanto di più vicino per certi versi rispetto a invece. E chiaramente poi in Johann Sebastian Bach questi due aspetti vanno a coincidere in maniera ancora maggiore di quanto non lo siano in altri musicisti. Anche io, prima di entrare in conservatorio, ho avuto come tanti colleghi un passaggio iniziale anche io nell'altro millennio in scuola, e concordo naturalmente esattamente con la medesima logica, e cioè che un determinato strumento, quello di cui stiamo parlando, seppur con tutti i difetti e con tutte le pecche che può avere, può restare l'unica maniera, anche con tutto il dilettantismo possibile, di lasciare negli studenti della scuola media, che anche magari potranno fare tutt'altro nella vita, una qualche forma di attività performativa musicale nella loro esistenza. E quindi sicuramente quanto si dice, alcuni dicono, dello strumento è profondamente ingeneroso. Tornando un attimo alle relazioni di oggi, io sono stato veramente molto, molto ammirato, ho ammirato molto, ripeto, tutte le relazioni, in particolare la relazione del,
il professor Piovano proprio per la ricerca certosina effettuata proprio dal punto di vista della, diciamo, dell'evoluzione e della, dell'implementazione della presenza bachiana, no, nelle varie realtà di quelli che oggi si chiamano conservatori e che magari all'epoca avevano in alcuni casi una diversa denominazione. Soprattutto è stato veramente molto interessante, io sono rimasto molto colpito e molto ammirato nel vedere proprio quelle diversità di programma, anche nel quasi divertente per certi versi pensare che fino al 25 e poi al 29 con i programmi del vecchio ordinamento abbiamo in fondo avuto una sana diversità. La diversità è sempre un arricchimento per certi versi, una sana diversità anche dal punto di vista dei programmi nelle varie istituzioni. Poi abbiamo avuto decenni e decenni di vecchio ordinamento con dei brani che c'erano e dei brani che non c'erano più. Io faccio sempre l'esempio chiaramente del mio strumento, che è quello che conosco meglio, perché viene sempre la curiosità del dire perché si siano dovute tutti i pianisti d'Italia di una certa generazione, per decenni, abbiano dovuto conoscere la seconda e la terza suite inglese e non avere mai avuto alcuna conoscenza della prima, della quarta, della quinta e della sesta, per certi versi. Cioè, questa è un'assoluta curiosità. E poi la diversificazione dei programmi è ritornata chiaramente da quando c'è il nuovo ordinamento, con la possibilità anche di ampliamenti importanti che in alcune istituzioni sono fatti, devo dire, con grado salis, in altri magari sono fatti in maniera un pochino con meno serietà. Ma immagino, ora non sono chiaramente un esperto specifico del flauto o del violino, ma immagino che la situazione sia praticamente la medesima anche in questi due strumenti che sono stati presentati, cioè si è passati da una fase pionieristica, diciamo così, con una varietà di programmi, si è passati poi per un periodo estremamente lungo con dei programmi ministeriali diciamo fissi e con alcune cose che venivano colpevolmente dimenticate, si è ritornati adesso alla possibilità, se vogliamo, di scegliere un po' tutti. Poi, se la professoressa Hausmann ci sente ora? Ci sente? Ancora, forse ancora adesso non riesce a sentirci, perché c'erano delle domande molto interessanti. Credo Chiara gliele abbia a questo punto scritte in chat. Datemi notizie da questo punto di vista, e quindi se mai affrontiamo dell'altro. Ok, va bene, allora noi vediamo con grande piacere il volto della professoressa, ma non riusciamo ad interagire, e quindi per quanto riguarda, così è anche un messaggio peraltro è una persona che è anche una mia cara amica, Antonella Dorio, una studiosa che è anche un'amica, Antonella Dorio, le risposte alle domande che hai fatto ti arriveranno in qualche maniera per iscritto, in quanto sono state inviate alla professoressa alla relatrice per iscritto, e in qualche modo ti faranno avere notizia e risposta. E allora, bene, adesso affronto un altro argomento che è stato dato in questo, che mi è stato appena girato. Su YouTube si discute sulla correlazione tra mancanza di fondi per le scuole e problematiche affrontate dai docenti di musica, per esempio nell'acquisto di strumenti. Chi vuol dire qualcosa? Consitti? Sì, volentieri. Questo è sicuramente un problema da tenere ben in considerazione. Torno un po' sull'argomento di prima. La scelta del flauto dolce, in questo senso, permette anche di limitare i danni o le problematiche, quantomeno, perché è evidente che
si tratti di uno strumento che può essere acquistato con un esborso piuttosto minimo, ma che di contro possa, o meglio, possa dare delle prestazioni veramente molto buone. E la considerazione che si faceva prima sull'intonazione, sullo sviluppo della corretta emissione, eccetera, eccetera, ecco, credo che questo sia un argomento assolutamente centrale. Sono d'accordo. Non so se il collega Diego Ponzo in questo senso abbia delle osservazioni più puntuali, ecco. Ma a me viene da condividere una riflessione che può valere quello che vale, insomma, non vorrei uscire dal contesto della sessione del convegno. Mi vengono da dire due cose. La prima è che dobbiamo sempre non dimenticare il fatto che l'educazione musicale spunti come un fungo nelle scuole secondarie di primo grado, e prima non si sa bene e dopo non si sa bene. E quindi la difficoltà già in un'età evolutiva dei ragazzi molto particolare, quale quella della preadolescenza, va a scontrarsi proprio con questo terreno. La seconda riflessione che butto lì, così nella mia esperienza, io insegno alle scuole medie oltre che al liceo, e ho fatto, faccio da anni, alterno musica e sostegno, e poi per scelta mia personale ho deciso di fare sostegno, ma mi è capitato quindi di finire in tante scuole diverse. Trovo che ci si dimentichi sempre troppo spesso della voce, dello strumento voce, che tutti noi abbiamo a disposizione e che tutti noi in maniera davvero troppo poco attenta abbiamo educata, anche solo per una anche solo per la parola parlata, no? E quindi quando mi è capitato, perché ero in scuole che lo consentivano, perché avevo dei colleghi con i quali era possibile mettersi in relazione, lavorare sulla voce è stato per i ragazzi soprattutto una scoperta straordinaria. E poi mi è successo di lavorare in realtà in cui magari grazie a fondi speciali o grazie a situazioni particolari c'erano degli strumenti, allora ecco che si poteva partire con il corso di pianoforte, insomma sulla tastiera. Mi è capitato di avere scuole in cui c'erano delle chitarre e quindi 18-20 chitarre a disposizione, ma questa era una manna, ecco, perché si poteva davvero avvicinare a diversi strumenti i ragazzi. Ecco, queste erano le due cose che mi vengono in mente sull'argomento. Se posso intervenire? Prego. Io credo che dobbiamo anche mettere a fuoco un aspetto fondamentale. Se parliamo di un livello di scuola elementare e scuola media, non di indirizzo musicale, direi che dobbiamo sgombrare il campo dall'idea che fare musica voglia dire proiettarsi in una dimensione di futuro concertista. Cioè deve essere una pratica soprattutto utile al valore formativo umano che ha la musica. Io cito un'esperienza tragica che è stata compiuta, anche questa alla fine dello scorso millennio, da un mio amico organista a Torino, che per 5 anni ha avuto un progetto nelle scuole elementari davanti alla chiesa di Santa Rita, dove faceva un'attività di coro per classi intere. Alla fine del quinquennio si dimostrò che in tutte le classi dove era stata fatta l'attività pomeridiana di un'ora settimanale di coro non c'erano più problemi di disciplina, di attenzione, di partecipazione alle lezioni, perché quell'attività aveva abituato tutti i ragazzi a stare in silenzio ad ascoltare, fare gruppo per tutti insieme ottenere un risultato. Risultato pratico: alla fine del quinquennio si disse è un posto e fu abolita. Allora, questo è il problema. Noi dovremmo cercare di far capire che la musica poi può far formare dei grandi pianisti, ma soprattutto permette di ampliare il nostro bagaglio personale, proprio di competenze, capacità, consapevolezza del corpo, uso della voce e così via. E mi collego a quello che ha detto Diego Ponzo. In effetti, ideale sarebbe iniziare dalle elementari con il canto corale, la voce, che è uno strumento che tutti hanno. Volevo fare una piccola chiosa a ciò che ha appena detto Ugo, poi cambio argomento, pur restando naturalmente all'interno del medesimo argomento della
della discussione di questo pomeriggio per raccontare un piccolissimo episodio. Io per 28 anni ho insegnato, svolgendo anche il ruolo di direttore, di vice direttore, di consigliere accademico, di consigliere di amministrazione, cioè praticamente facendo tutto, nell'allora Istituto Musicale Pareggiato di Teramo. Teramo è per 28 anni addirittura, Teramo è una piccola città dove in fondo, come in tutte le città di provincia, ci si conosce tutti. E ovviamente io abitavo a 500 metri dall'istituto, che per me era veramente casa e chiesa, e ci passavo 12 ore al giorno, e cosa impensabile rispetto a quella che invece è l'attività che svolgo da 6-7 anni, dove invece ho, se vogliamo, un'attività da giramondo, in senso sia reale che metaforico. Ma in una cittadina in cui si conosceva tutti, dove l'istituto musicale era, tra virgolette, il conservatorio pareggiato di quella città, era una realtà nella quale venivano a contatto tantissime persone che studiavano musica, tantissimi ragazzi, molti poi magari smettendo dopo 2, 3, 4, 5 anni, capito, non andando avanti, fermandosi al quinto, fermandosi al terzo, fermandosi più avanti, oppure anche arrivando al diploma, ma magari poi svolgendo tutt'altra attività. Io ho ex allievi che fanno i magistrati, che fanno i commercianti, che fanno gli impiegati, cioè, però che sono passati per una formazione musicale. Io ora non voglio dire una frase molto forte dicendo che chi passa per una formazione per la disciplina dello studio della musica faccia poi parte di un'umanità migliore, perché sarebbe eccessivo. Però una cosa che abbiamo notato nel tempo è che di centinaia e centinaia e centinaia di persone che io ho conosciuto in 28 anni, molti dei quali passati anche nella stanza della direzione di un istituto musicale, io non ho notizie di nessuna di quelle persone che abbia fatto studi musicali con una certa regolarità, non ho notizie di tossicodipendenza, non ho notizie di, diciamo, di stili di vita che potremmo considerare, non voglio dire estremi o comunque discutibili. Cioè, non ho notizia del fatto che la musica non abbia contribuito alla creazione di un cittadino, anche, voglio dire, che sa stare al mondo sotto questo punto di vista. Comunque questa era semplicemente una chiosa, se vogliamo, anche oltre che per l'aspetto musicale, anche proprio per l'aspetto formativo della musica. Ed è ovvio che ritengo che qui si parla di musica alle medie, si parla di musica elementare, ma se vogliamo possiamo andare ancora più indietro e dire che quanto prima si faccia musica bene, quanto più questo sarà apprezzato. Credo che proprio il professor Piovano aveva fatto, tra gli interventi che ho visto qui in chat, una giusta considerazione riguardo alla quello che una volta avremmo chiamato solfeggio, oggi chiamiamo discipline musicali di base, alle ore che si dedicavano alla disciplina nel vecchio ordinamento e a quelle che se ne dedicano meno nel nuovo ordinamento. È un argomento che vogliamo approfondire, Ugo? Ma sicuramente, diciamo che in realtà io avevo solo reagito alla domanda, però... Sì. La mia reazione è stata quella che di sicuro è una prospettiva diversa il vecchio ordinamento, il nuovo ordinamento, non è una cosa che va a sostituire l'altra nella realtà, perché la prima cosa che non si considera quasi mai, secondo me, è che il vecchio ordinamento di fatto ti portava a diplomarti attorno ai 18-20 anni, il nuovo ordinamento ti fa quasi iniziare a quell'epoca, quindi già questo è una situazione molto differente. E quindi è chiaro che
può anche essere una prospettiva tutto sommato diversa, perché è chiaro che chi faceva il vecchio ordinamento aveva puntato tutta la sua esistenza sull'aspetto musicale e diventava professionista della musica. Con il nuovo ordinamento, di fatto, uno può anche intenderlo come uno studio universitario arricchito di aspetti musicali. Cioè, quindi, diciamo che il problema del solfeggio, le ore, tutto, è un problema relativo a un certo di tipo formazione differente. Ad esempio, anche lo stesso discorso di Bach. Io punterei di più sull'aspetto della validità didattica di Bach. Mi chiedo, di sicuro nel vecchio ordinamento per alcuni strumenti era proprio la spina dorsale formativa dell'idea musicale, visto come la padronanza della polifonia, del contrappunto, eccetera. E non a caso i flautisti sono stati molto resistenti nell'introdurre Bach, perché questo è un altro aspetto su cui forse si può discutere. All'inizio del Novecento era ancora molto netta la distinzione fra la musica antica e la musica originale. Non a caso negli esami era previsto un brano originale ed era per scontato che fosse un pezzo degli ultimi anni, non un brano di musica antica. E quindi la musica di Bach era vista più come un'anticaglia, una cosa di antichità, e non tanto come una cosa per proiettarsi nel mondo del concertismo. Però se ne riconosceva il valore formativo. Mi chiedo, in un nuovo ordinamento dove di fatto tu, se lo fai da professionista, perfezioni il tuo bagaglio culturale, Bach ha anche la stessa validità per questi strumenti dal punto di vista dell'ultimo tratto, il miglio verde della preparazione per il diploma, oppure da questo punto di vista bisogna aprirsi di più? Bene, c'è qualcuno che voleva aggiungere qualcosa, altrimenti io avrei un... Prego, Beatrice. Sì, se posso rispondere al maestro Ronzitti, perché ho letto anche prima le sue domande. Ti volevo coinvolgere, sì. Appunto, dicendo, Beatrice, ho visto che in chat sei intervenuta spesso, adesso ti vedo silente, per cui volevo appunto sentire ancora una volta la tua voce, chiaramente nel riconfermarmi i miei complimenti per il lavoro che hai presentato, e appunto dirci di persona, perché ho letto appunto una serie di tuoi commenti, ma appunto volevo che rispondessi alle domande che sono state fatte. Grazie mille. Allora, per quanto riguarda l'ultima osservazione del maestro Ronzitti, riparto prima per quello che ha detto sull'età, ovvero che sì, ci sono allievi molto molto più, tra virgolette, anziani, ovviamente per modo di dire, perché iniziano quasi tutti, anche, a volte anche dopo la maturità. Quindi sì, ci sono sicuramente il diploma. Io prima il vecchio ordinamento l'ho preso per violino a 18 anni, per viola a 20 anni, quindi questa è una cosa che sicuramente, diciamo, col nuovo ordinamento si è alzata molto l'età. In primo luogo, diciamo, secondo me questo è un miglioramento, anche secondo alcuni maestri, perché ha portato ad allievi un po' più, a ragazzi anche un po' più maturi, che riescono anche ad avere una preparazione, un approccio un po' più completo, un po' più integrato, ad esempio all'armonia, al pensiero di Bach, alla composizione in generale, agli aspetti, tra virgolette, extramusicali. Un altro però, un problema secondo me, diciamo, non solo secondo me, in generale, più grave, è stato quello dell'abbassamento della qualità dell'esecuzione, un po' perché si inizia, diciamo, più tardi lo studio dello strumento e un po' appunto per il minore quantitativo di ore. E per quanto riguarda il solfeggio, secondo, sempre non solo secondo me, ma anche secondo i maestri che ho sentito, il problema in realtà si poneva anche nel vecchio ordinamento. È vero che c'erano 3 anni, che c'era anche una formazione più completa con lo studio sotto i 7 gradi, eccetera, però mancavano proprio degli aspetti, tra virgolette, integrati. Lo strumento, si faceva il solfeggio un po' a livello staccato rispetto allo strumento, e non si, secondo me, appunto, il problema principale è la mancata lettura della partitura, non si applica il solfeggio direttamente allo spartito, quindi forse per questo è il problema principale per quanto riguarda il solfeggio, sia per il vecchio che per il nuovo ordinamento.
Poi ho letto altre domande che mi sono state fatte sempre in merito al mio intervento, non so se posso... Prego, prego, Allora, assolutamente. sì, ecco, un'altra cosa appunto oltre all'età che mi è stata detta è appunto quello che... Ecco, mi è stato fatto notare la risorsa dell'apprendimento per imitazione, in particolare per quanto riguarda gli strumenti a tastiera, già presente all'epoca di Bach, che letteralmente suonava insieme ai propri allievi. E, in pratica, ricollegandosi anche all'importanza dei social, di YouTube, eccetera, è vero sicuramente che i ragazzi imitano i loro beniamini, però è anche vero che è ancora molto importante la dimensione di imitazione proprio del maestro. Io appunto conosco molti colleghi che per iniziare proprio come approccio allo strumento adottano il metodo Suzuki, che ovviamente si basa sull'imitazione. E anche molti maestri che ho intervistato mi hanno detto appunto che loro durante la loro lezione non si staccano mai dallo strumento e suonano in continuazione, ripropongono, variano, fanno ascoltare, fanno imitare e soprattutto appunto per gli allievi più giovani questa è una risorsa, diciamo, fondamentale. Quindi l'imitazione anche proprio nel senso più tradizionale del termine, ascoltare e ripetere o comunque imparare facendo è sicuramente una dimensione che anche nel nuovo ordinamento viene mantenuta, assolutamente. Ok. Dunque, se no, io stavo ripercorrendo un attimo, sperando di non dimenticare qualcuno, chiaramente, o qualcosa, stavo ripercorrendo un attimo tutto le sollecitazioni pervenute da utenti esterni, insomma, da persone che stanno dedicando il loro tempo a guardarci, ad ascoltarci. Vabbè, ce n'era una che ovviamente è una domanda che credo abbia già avuto risposta, cioè se riteniamo che la musica, la pratica musicale, comunque l'educazione musicale debba essere proposta sin dalle scuole elementari, mi pare assodato che la risposta sia all'unanimità di sì da parte di tutti. Poi, il collega Fabrizio Caso, peraltro, il collega del mio stesso conservatorio, anche se io ora sono andato in utilizzazione fuori, Fabrizio Caso scrive, mi sembra pur nell'interessante esposizione dei relatori che sia mancato il riferimento alla fondamentale richiesta didattica di Bach stesso, di ricerca del pensiero in musica e pertanto della necessità di leggere le note come geroglifici musicali, secondo quanto sostenuto da Diderot. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa in materia? Prego. Poi, scusate, solo cosa di servizio, chiedo a Chiara di scrivere in chat se c'è qualche altra sollecitazione che magari mi è sfuggita tra tutte le cose che magari sono state scritte in maniera non ordinata. Ecco, grazie, prego. Forse stavo intervenendo bene. Sì, Sì, prego. il maestro Caso è uno dei maestri che appunto ho intervistato e si è mostrato molto disponibile per il mio progetto. E lui appunto mi ha consigliato tra le altre cose oltre a questa citazione di Bach, lo studio proprio a livello storico e filologico della creazione delle sue composizioni, in particolare delle sonate per violino. Per quanto riguarda la citazione a Diderot e ai geroglifici, secondo me si pone in un contesto più ampio, ovvero nel contesto dell'estrema cultura di Bach e della ricchezza anche del contesto storico e delle suggestioni a livello proprio di filosofia e di cultura del periodo. E ovviamente anche se in storia della musica, comunque in discipline parallele, si approfondisce di più questo aspetto, è sicuramente tanto di guadagnato per gli allievi quando si vanno ad approcciare allo spartito, perché finalmente riescono anche a capire, ad approcciarsi con un'idea musicale rispetto a quanto è scritto.
E poi volevo rispondere ad Antonella Dorio, di cui ho letto una domanda, e volevo appunto ringraziarla per quanto riguarda la collaborazione tra i settori della musicologia e del conservatorio, proprio della didattica, anche dei licei musicali, eccetera. Volevo dirle che ovviamente anche io, anche noi come società, appunto come progetto di approfondimento su Bach e sulla didattica, ci auguriamo veramente che questa collaborazione sia possibile anche per migliorare la didattica, sia appunto l'insegnamento di Bach, sia appunto le riflessioni più generali su Bach dal punto di vista accademico, ma in particolare appunto migliorare le risorse disponibili per i ragazzi, che sia veramente accessibile a tutti e nella maggiore anche interdisciplinarità possibile, come è stato fatto con questo convegno che ha offerto spunti di cinema, di storia, di moltissime altre discipline, altre branche. Il maestro prima citava anche la matematica, la scienza, eccetera. Quindi ecco, speriamo che si prosegua su questa linea. Grazie. Allora, qualcun altro? Se no, c'era un'altra sollecitazione che è arrivata nel frattempo. Domande, qui questa è ovviamente una domanda che si pone soprattutto ai colleghi che appunto si occupano di musica nella scuola. Domanda se basti educare al solo ascolto o non anche alla pratica. Chiaramente rispondo io subito, è ovvio che secondo me si debba fare pratica musicale. Un paese bello sarebbe un paese dove ci fosse un pianoforte in ogni casa, in ogni famiglia. È chiaro che è una pia illusione, ma sarebbe bellissimo se così fosse. Quindi la pratica musicale, naturalmente, quale che sia lo strumento, dovrebbe essere anch'essa una forma di conoscenza che ogni cittadino dovrebbe avere. Questo è il mio pensiero. Altri colleghi? Cosa? Ma se posso... Luca, Ugo, non so, fate qualcosa. Prima Luca, poi No, parlo dopo. io sono assolutamente d'accordo, direi che, anzi, grazie per questa sollecitazione. È assolutamente fondamentale educare alla musica, non solamente per le questioni che si dicevano prima, ma proprio perché, la musica è, parte assolutamente integrante di noi stessi, che siamo musicisti o che non siamo musicisti. Lo dico, se posso citare un audio che mi è capitato non più tardi di 5 giorni fa. Io, come ho accennato, dedico il primo anno allo studio della vocalità, in generale della polifonia vocale. Sto lavorando adesso con le prime classi, siamo nel vivo dei primi approcci proprio alla vocalità. Per lasciar loro un pochettino di tranquillità, l'altro giorno ho suonato come intermezzo l'ultimo movimento del concerto italiano, il terzo movimento del concerto nel gusto italiano. La cosa che mi ha stupito, è stata la spontaneità con la quale, dopo pochissime battute, i ragazzi si siano messi a ballare sopra al terzo movimento del concerto italiano, suonato al pianoforte. Cosa significa? Significa che i ragazzi hanno veramente dentro loro stessi la musica, sentono profondamente la musica di qualsiasi natura essa sia. La discriminante qui, quale diventa quindi? Ciò che noi offriamo loro. Se noi offriamo da mangiare sempre solo la polenta, è ovvio che ai ragazzi piacerà la polenta.
ma dobbiamo dire che per fortuna abbiamo a disposizione tante e altre ottime pietanze, forse addirittura migliori della polenta. Se noi quindi decidiamo di accettare la sfida di puntare leggermente più in alto, che non significa per forza sforare in quel tentativo che poi sarebbe, penso, vano, no? Di portare tutti ad un livello di professionalità, ma che è invece quello di puntare verso il meglio, che è il meglio di ciò che ciascuno di noi come docente può dare, ma è anche riconoscere nei fanciulli il meglio che ciascuno di loro stessi può restituirci e restituire poi di conseguenza al mondo, alla società. Ecco, io dico, se noi puntiamo lì in alto, veramente possiamo ottenere delle grandi cose. E io di questa idea, devo dire, ho sempre più conferma ogni anno che passa nell'insegnamento e che passo nell'ambito dell'insegnamento, che devo dire veramente continua sempre più ad appassionarmi. E questo sono scoperte assolutamente meravigliose. Non so se posso permettermi una piccola riflessione che mi era venuta in mente ascoltando l'intervento di Ugo Piovani. Ringrazio anzitutto Maria Beatrice Venanzi per aver risposto alla mia domanda sulla imitazione, sulla prendita per imitazione. Grazie a te. Riflettevo con me stesso, ma volevo proporre a Ugo Piovano questa considerazione, cioè il fatto che un ricco Virgilio, che lui ha citato nel suo intervento, lavorava negli stessi anni al liceo musicale di Torino con Ulisse Mattei. Ulisse Mattei era un organista importantissimo per la tradizione bacchiana in Italia, la tradizione organistica bacchiana in Italia. È stato il primo che a Loreto, per intenderci, ha messo da parte lui era organista al Santuario della Madonna di Loreto, ed è stato il primo che ha messo da parte tutte le marcette risorgimentali e operistiche che si suonavano sull'organo bandistico, e ha invece cominciato a proporre appunto Bach, lasciando tra l'altro un po' tutti a bocca aperta. Ecco, credo che Torino in questo senso forse sia stato un luogo in cui la tradizione bacchiana sia in qualche maniera confluita, abbia tradotto, no, felicemente, due esponenti, l'uno dell'organo, l'altro del flauto, no, vicini, compagni come dire, di professione e compagni di scuola come insegnanti. Ma se posso rispondere, confermo, nel senso che non ci sono attestazioni ufficiali, penso che sia quasi impossibile riuscire anche a trovarle, di rapporti diretti fra i due nel senso di Bach. Però una cosa è assodata: Ulisse Mattei è arrivato al Conservatorio di Torino nel 1923 e la prima cosa che ha fatto fare è stato istituire i saggi del Conservatorio aperti al pubblico sulla musica da camera, non più pensati come strumenti singoli e quindi come esercitazioni delle varie classi, ma poi musica da camera. E dopo pochi giorni che era a Torino ha fatto il primo concerto d'organo alla Chiesa del Carmine, facendo sentire Bach, facendo sentire anche Händel e soprattutto César Franck, partendo da Bach, dando tutta questa visibilità alla musica. Sarà quello, non sarà quello, il fatto è che pochi mesi dopo Ulrico Virgilio ha eseguito la suite di Bach in si minore con un gruppo di strumentisti del conservatorio in un concerto organizzato da Gualino, quello del Teatro di Torino, e lì si è aperta tutta una stagione di musica da camera anche all'insegna del Bach ritrovato. Quindi di sicuro è un aspetto che andrebbe approfondito. È una interazione che c'è chiaramente stata. Grazie, sì, bello. Ma se posso, mi viene da aggiungere ancora una cosa. Si diceva prima la domanda della pratica o solo dell'ascolto. Sicuramente la pratica è fondamentale e non vengo meno a questa
a questa idea, assolutamente, però porto la mia esperienza personale, l'insegnamento del corso cosiddetto di cultura musicale al liceo classico, dove non ho, anche volendo, non avrei neanche il tempo di fare la pratica musicale, perché non è lo... Diego, scusami, una curiosità appunto, al liceo classico cosa insegni? Cioè Il liceo classico di Bodoni Saluzzo ha istituito ormai 5 anni fa un percorso che si chiama cultura musicale, che è un corso opzionale, senso che gli possono scegliere farlo o no. Non è curriculare, Non è curriculare, ma in realtà è riconosciuto dal provveditorato, nel senso che c'è una... ed è stato inserito all'interno delle lezioni mattutine. Quindi alla fine... Non esiste in tutta Italia, era quello che volevo dire. No. È un unicum. Però chi fa cultura musicale segue il corso e ha una votazione, esattamente come... cioè io siedo in consiglio, ecco, per quanto riguarda i miei fanciulli, ovviamente, e le mie fanciulle, ma quello che volevo dire è questo, cioè ho notato in questo è il sesto anno, come attraverso quella che spero sia una buona pratica di ascolti, di proposte sempre nuove, spero, si crei un'educazione al gusto, un'educazione al bello, e questo porti poi i ragazzi e le ragazze ad interessarsi in una buona percentuale alla pratica musicale, che poi vanno ad affrontare nelle sedi opportune, quindi nelle scuole civiche, nelle scuole di musica, insomma quello che sul territorio c'è. L'altra cosa alla quale sono molto legato e che volevo condividere è: non dobbiamo mai dimenticare, secondo me, la situazione di partenza nella quale noi andiamo ad operare come operatori e formatori musicali, e in questo non c'è giudizio, non sto dicendo che la situazione è disastrosa, cosa ascoltano i nostri ragazzi, ma semplicemente l'idea di partire da dove sono loro, no? Da cosa stanno ascoltando, per poi portarli dove noi si reputa importante portarli. Ecco, già questo percorso è un percorso estremamente importante, importante anche come tempo da dedicare, perché altrimenti si rischia di arrivare e di proporre, no, quello che per noi sembra cosa buona, ma che non necessariamente lo è, ma il rischio sarebbe di non essere ascoltati. Io questo mi sento di condividere. Se posso parlare della mia esperienza personale, quest'anno mi hanno chiesto di fare un corso di ascolto per l'Università della Terza Età qua a Torino. E avevo un gruppo di 30 persone che poi non erano così da terza età, perché ci sono anche solo 45 anni, 50 anni, c'era qualcuno più giovane di me, per intenderci, però la maggioranza erano anziani. E allora io ho fatto un discorso di ascolto attivo, vale a dire, noi pensiamo sempre all'ascolto come ascolto e basta, no? Ho cominciato a coinvolgere, innanzitutto cominciando ad ascoltare guardando le partiture, quindi mettendosi in rapporto col geroglifico che dicevamo prima, e dopo 2 o 3 ascolti queste persone hanno cominciato a capire che riuscivano a seguire un'invenzione a 2 voci di Bach, vedendo come il serpentello si muoveva, saliva, scendeva, le note si fermavano. E poi ha detto, ma prova a canticchiare il tema che stai ascoltando, ma hai un'altra musica che ti assomiglia, coinvolti in modo attivo. Risultato pratico, alla fine del corso, su 30 persone, 5 hanno deciso di ritornare a suonare, che in passato avevano fatto pratica musicale, e 3 hanno detto, ma io comincio a imparare a suonare, perché è troppo divertente. E quindi alle volte anche fare l'ascolto in un certo modo può stimolare poi la volontà di dedicarsi anche in modo pratico, ma in ogni caso ci fa sentire la musica in un modo più attivo, non solo come i miei studenti del liceo che si mettono, quando devo studiare metto una musica di sottofondo. Ma come la musica di sottofondo? Se metto la musica mi concentro su quella, non sento più, non studio più. È la conferma di quanto ho provato, di quanto dicevo prima, è assolutamente così, ne sono assolutamente convinto. Bene, allora io credo che il pomeriggio sia stato succoso e denso. Nel frattempo stavo anche scrivendo a Chiara che, diciamo, che il tempo a disposizione è
pressoché, diciamo, scaduto, sono ormai 3 ore che siamo in rete, quindi credo il nostro dovere lo abbiamo fatto per bene. Quindi, ovviamente ringrazio tutti, ci tengo a chiudere questo pomeriggio ringraziando tutti i presenti, Cristian, Maria Beatrice, Ugo, Diego, Luca, ringraziando chiaramente Chiara e Maria che sono le fautrici di questa iniziativa, augurando loro e a tutti, a loro e a tutti buon proseguimento e chiaramente un invito a seguire tutti gli appuntamenti possibili di questo interessantissimo convegno e auguro appunto buonasera a tutti e grazie ancora per la collaborazione. Credo che grazie, ora parta. Piero, grazie a tutti. Grazie. Buona serata, arrivederci. Buona serata.